Si andrà al ballottaggio il prossimo 16 aprile per eleggere il nuovo sindaco di Udine. L'onda del centrodestra che ha sospinto alla vittoria netta Fedriga in regione non ha portato gli stessi risultati per l'uscente Pietro Fontanini, che si è fermato al 46,25%. La speranza in casa centrodestra era naturalmente quella di vincere al primo turno anche sulla base del 55% e oltre delle preferenze espresse dagli udinesi per Fedriga. Sì, no, sapevo di essere in vantaggio, senz'altro. Qualcuno sperava di farcela al primo turno, di passare sto benedetto 50%, però so che non è facile, soprattutto in questa città, che è una città che ha una tendenza, un orientamento sinistra abbastanza forte ancora, e quindi il lavoro è impegnativo e dobbiamo continuare. Fontanini se la dovrà vedere con Alberto Felice De Toni, candidato che ha ottenuto in questo primo turno il 39,7%, con la coalizione del centro-sinistra formata da PD, Alleanza Verdi Sinistra, Civica De Toni Sindaco e Terzo Polo. Non abbiamo vinto ancora. Dobbiamo rimotivare tutti i nostri elettori a tornare al secondo turno, dobbiamo fare un appello a tutti quelli che non hanno votato, sono tanti, perché anche loro concorrono a scegliere la guida della città, e poi dovremo cominciare un tavolo di convergenza con tutte le tematiche che le liste di Marchiol hanno portato avanti. A Udine i 5 Stelle hanno appoggiato il candidato Ivano Marchiol, che con il 9,24% di preferenze diventa l'ago della bilancia in vista del ballottaggio. La domanda puntuale sul ballottaggio è un ragionamento che sicuramente deve essere riportato in coalizione e fatto in coalizione. Quello che posso dire ad oggi è quello che ho sempre detto fino ad ora, ovvero che la centralità di un cambiamento come vengono affrontate le situazioni a Udine è determinante, e lì sta il nostro programma. Quarto candidato era Stefano Salmè con la lista Civica Liberi Elettori, fermo al 4,81%, in linea con il risultato di Giorgia Tripoli in regione, che si è detto disponibile a dialogare con entrambi i candidati impegnati al ballottaggio. Allora, così Udine, intanto sono le 16.37, voglio salutare e ringraziare due donne che ci hanno raggiunto, Daniela Pallotta, Forza Italia, buonasera, ben trovata, buon pomeriggio. Grazie. Serena Pellegrino, eletta consigliere regionale per Alleanza Verdi Sinistra, già deputata, buonasera, ben trovata. Buonasera a tutti voi. Allora, Parizzut, però ero arrivato a lei, adesso la vediamo bene, devo approfittare di quello che ci consentono gli americani. Cioè, si avventura sulla giunta, sul toto giunta, no, vero, no? Conferme, cosa immagina, dai. No, evidentemente se deve essere sulla continuità, mi pare abbastanza chiaro, no? Poi come Lega noi... Chiaro, no, io non lo capisco, cioè cosa intende? No, dico, come Lega la famosa donna noi l'abbiamo già. Zilli! Visto che prima avete accennato delle quote rose, che secondo me... Il discorso delle quote in generale è proprio una forzatura, perché dopo magari ti obbliga a mettere qualche persona che non uomo, donna o quello che dovrebbe essere, che magari non ha le competenze ma deve essere messa solamente per una quota qualsiasi. Io sono assolutamente contrario. Mentre quando parlavate del discorso di rispettare la territorialità, ovviamente io vengo da un partito che è più territoriale di così, non c'è. E lì devono essere rappresentate chiaramente tutte le zone della regione, qui su quello non ho dubbi. Poi appunto il toto giunta per me dovrebbero rimanere gli stessi che sono adesso, perché hanno lavorato bene. Poi grazie al cielo non sono io che decido. Va bene, quindi lei rappresenta... Si è parlato anche di Riccardi, che ovviamente chi di solito fa bene ogni tanto poi si dimentica facilmente, mi pare che abbia dimostrato... Oltre alla pandemia, anche nella difficoltà della gestione della sanità, che ovviamente non è da imputare a chi governa adesso, ma sono decenni di mancanze e di riduzione di fondi, mi pare che tutto è da migliorare, perché chiaramente io, guardi, sono in commissione sanità, quindi ne vedo di tutti i colori. Quindi, anzi, se dovessi dire cosa deve fare per primo la nuova giunta, è il discorso delle liste d'attesa, per quanto di competenza. E come si affronta? Come si affronta però? Perché quella sarebbe la ricetta magica per tutte le regioni, allora. Intanto magari appunto bisognerebbe anche dare più fondi per far sì che i medici restino qui, perché dopo, se noi abbiamo i medici che se ne vanno all'estero, perché magari vengono più valorizzati anche sotto il profilo economico, perché sono lì per lavorare,
È chiaro che se c'è meno persone che possono affrontare le visite, è chiaro che un medico solo può visitarne 10 al giorno, se fossero 10 medici ne visitano di più. Sembra un discorso talmente banale, ma mi pare che nessuno l'abbia fatto fino adesso. E i problemi della sanità sono di livello nazionale, se non di più, sono quasi europeo. Sì. Bisogna iniziare a affrontarlo seriamente. Avendo 5 anni davanti, avendo passato purtroppo la pandemia e altre cose, adesso dobbiamo far tesoro di tutti i disastri che sono stati fatti. Va bene, Daniela Pallotta, bilancio. Io direi che innanzitutto siamo tutti molto felici per questa giornata, anzi per la giornata di ieri, quando abbiamo saputo il risultato che Massimiliano Fedriga ha raggiunto insieme a tutta una coalizione importante, il primo governatore che fa il secondo mandato, quindi veramente un trionfo. Io sono felice perché quello che ha comandato è la buona amministrazione, credo che questo sia stato fondamentale. La buona amministrazione è stata riconosciuta dai cittadini, quindi la vittoria è dovuta sicuramente a un buon lavoro svolto, tra l'altro in condizioni, lo diciamo sempre, in condizioni difficili, perché veramente, come è stato detto in campagna elettorale, si è affrontato di tutto. Allora, Pellegrino, intanto eravamo arrivati anche, non so se ha potuto sentire il nostro ragionamento anche sulla scelta appunto delle cosiddette quote rosa per la futura giunta. Intanto, che lettura dà lei di questo voto, delle differenze di territorio, dei vincitori e vinti, che cosa ci dice? Il ragionamento sulle quota rosa purtroppo non l'ho sentito, ma quanto ha detto il consigliere, purtroppo non ho visto chi era che parlava, ma non lo condivido minimamente. Insomma, è chiaro che la distribuzione delle cariche per quello che riguarda la quota rosa, così come viene banalmente detta, è un passaggio importante che è stato fatto nel corso dei decenni e non è solo una questione quantitativa, ma deve essere anche qualitativa. Fermo restando che comunque lo stesso ragionamento non si fa per gli uomini: l'uomo non deve essere necessariamente bravo per essere seduto in una poltrona, ma è sufficiente che sia un uomo, ecco. Invece per le donne e inevitabilmente devono essere anche brave, ecco, questo credo che sia un ragionamento che deve essere proprio accantonato. Fermo appunto questo ragionamento, che dobbiamo proprio metterlo in disparte, da questo momento in poi bisogna ragionare magari anche su una nuova legge elettorale che preveda la doppia preferenza di genere. Sappiamo che ormai siamo tra le pochissime regioni che non ha questa legge elettorale. Con la doppia preferenza di genere sappiamo che sono elette anche più donne. Questo è riconosciuto in tutte le regioni, in tutte le leggi elettorali. Ebbene, questo chiudo così questo piccolo capitolo. La situazione è così come la vediamo oggi. È vero, c'è stata la vittoria di Fedriga, è stata una vittoria importante di tre liste che deve farci ragionare, deve farci pensare anche e soprattutto a ripensare al nostro centro-sinistra e a come noi abbiamo passato questi ultimi cinque anni, dove il centro-sinistra credo che abbia fatto un'opposizione non radicale, ecco. E così anche interessante questo punto. Sì, questo lo dico, cioè lei dice sono stati un po' troppo morbidi? Secondo me sì. Certamente ci sono stati 2 anni di pandemia che non hanno aiutato minimamente, perché il problema della pandemia poi ha livellato, insomma. E su cosa si doveva battere di più secondo lei come tematiche, quindi? Beh, avete parlato della sanità, un fatto è certo: non avendo più la centralità della gestione sanitaria a livello ministeriale, il pacchetto grosso della regione è la sanità, il pacchetto grosso la regione, e quindi diventa una tematica prioritaria. Allora aspetti lì, mi interessa molto quello che ha appena detto Serena Pellegrino, cioè avete avuto un'opposizione un po' blanda, no? Questa, oltre ad essere una critica a colleghi o ex colleghi, diciamo, di Serena Pellegrino, avete avuto vita facile. Mi piace, diciamo, come lettura. Dai, voglio sentirvi un po' su questo, poi torniamo a Serena Pellegrino. Ecco, no, io non posso giudicare, ecco, quello che è percepito da ovviamente da una posizione differente dalla nostra. Io non credo invece che il risultato elettorale in generale
Non so dove guardare perché mi sembra di guardare. Guardi la telecamera che Sì, siamo a ah, posto, ecco. via. Credo che il risultato in generale che ha premiato il centrodestra e le liste del centrodestra sia proprio sui temi. Ritengo che il tema della sicurezza e dell'immigrazione sia molto sentito dalla cittadinanza e quindi non condivida la posizione che invece ha alla sinistra su questi temi. Questo è uno dei tanti, ad esempio. Sì, però mi No, dice non hanno fatto ecco, non opposizione a credo, sufficienza, no, no? Questo dice il signor non Pellegrini. credo che vi sia stata questa mancanza dell'opposizione, ecco. Credo che siano posizioni invece differenti su alcune questioni molto importanti per gli elettori e che quindi si sono Allora, spostati. aspetti lì. Marco Gombaci, mi interessa sapere da te e poi da Giovanni Barbo. Cioè, ti sai perché? Perché ti faccio alcuni nomi. Non solo Cosolini e Russo che sono stati confermati, no? C'era nomi come Maria Grazia Santoro, ex assessore di Deborah Serracchiani e non rieletta, questo lo ricordo, diciamo, tra i dati di questa elezione. C'era altri nomi come Franco Jacopo, c'era Sergio Bolzonello, cioè. Avevamo detto subito che Massimiliano Fedriga aveva vinto, era governatore, ma Sciauli attenzione anche perché prima. Sciaulli, Cristiano Sciaulli, già segretario del Partito Democratico della Regione, cioè, come dire, attenzione perché hanno un plotone politico non indifferente. Oggi Massimiliano Pellegrino ci dà una lettura che secondo me è interessante, prego. Beh, sicuramente l'opposizione ha fatto degli errori, altrimenti non sarebbero al 28%, questo è un dato dal quale partire. Dall'altro lato però è necessario anche evidenziare come probabilmente un buon operato della giunta abbia anche messo in difficoltà l'opposizione, per cui forse non è solo un errore dell'opposizione, perché io mi ricordo certe volte delle polemiche sia sul Piccolo che sul Messaggero, soprattutto su Telequattro, in cui c'era un dibattito anche molto, molto sentito e molto, molto vivace, però sul tema della sanità, che l'ho sentito parlare prima dall'Ottai, adesso dalla neoconsigliera Pellegrino, onestamente è vero che è un problema sentito dalla popolazione, ma da un punto di vista della campagna elettorale era l'unico argomento veramente portato avanti dall'opposizione per andare contro alla giunta Fedriga, però forse è un argomento anche particolarmente tecnico, la gente è scontenta, però capisce che forse non è colpa solo degli ultimi 5 anni, e allora ecco come anche l'opposizione con queste argomentazioni risulta essere in Marco, difficoltà. posso dire una cosa? Allora, aspetti che devo approfittare per l'onorevole Panizzut, perché poi ci deve lasciare. Panizzut, aspetti che è senza audio, quindi voglio sentirla. Guardi che questa situazione a Pellegrino mi interessa molto, cioè a Massimiliano Fedriga è stata fatta un po' una posizione un po' blanda, no? Dice la Pellegrino in questi anni. Cosa dice lei? Ma forse perché ha lavorato bene. Questo è il tema. Ma dai, Dai, così se la no, cava troppo facile, però. Dai, dai, dai. allora, riformulo. Probabilmente è stata un'opposizione onesta e ha riconosciuto che Sì. c'erano delle cose che andavano bene, per cui ha fatto il lavoro contenuto. Meglio? Va bene. Quante volte l'ex Adesso non è che coordinatore. posso parlare per altri, però mi sembra abbastanza evidente. Cioè, non voglio dire che non abbia fatto niente perché non avevamo voglia di fare. Probabilmente hanno fatto qualcosa, ma i risultati della giunta e del lavoro del Consiglio mi paiono evidenti, in Quante positivo. volte l'ex coordinatore del PD, prima delle elezioni politiche, mi ricordo, leggevo in qualche comunicato stampa, comunque riconosceva a Federica almeno l'abilità comunicativa, cioè nei comunicati stampa in cui attaccava, comunque riconosceva un'abilità del presidente o di Sì, ma alcuni assessori. era No, 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 ironica, no, no? tante volte era come mettere le mani avanti sapendo che il risultato ovviamente dei regionali non avrebbe premiato la coalizione di centro-sinistra. E non era ironia. Per cui effettivamente è possibile che l'opposizione si sia trovata in difficoltà su questo aspetto, cioè sia stata spiazzata probabilmente da una maggioranza che, seppur in una situazione particolarmente difficile, con tutte le cose che sono successe, è riuscita a reggere l'urto. E questo è il dato importante. E poi, onestamente, questa è anche un'altra mia percezione, forse è venuta a mancare anche un certo supporto romano, non solo in questa campagna elettorale, romano del PD, non solo in questa campagna elettorale, forse anche un po' prima. Cioè, in questa campagna elettorale, ad esempio, io non ho visto la Serracchiani, ho visto molto poco, ho visto qualche comunicato, qualche foto, non l'ho vista in piazza, per dire. Non so quanto possa spostare effettivamente la Serracchiani, però è mancata.
come figura di riferimento. È venuto solo negli ultimi giorni, sono venuti Conte e la Schlein, per cui l'effetto Schlein ovviamente non c'è stato, ma per ovvie ragioni di tempistiche, mentre il centrodestra è stato totalmente supportato da tutti i big nazionali. Tajani. Sì, con una grande abilità i tajani dicono: ci serve questo voto che sia anche un tagliando sul governo, no? Una valutazione del governo. Cioè, ben sapendo, sapevamo tutti che sarebbe stata una vittoria di Fedriga, ha infilato, diciamo, questa interpretazione. Tanto grazie all'onorevole Massimiliano Parizzut della Lega, e si riguardi, Alla prossima. L'abbiamo vista in gran forma invece, dai, per questa influenza. Dai, un saluto grande, un abbraccio. Grazie a tutti, grazie. Arrivederci. Barbuk dice... Devo dire rispetto a quello che ha detto Vito, ma insomma Pellegrino, diciamo che ognuno fa sì, cioè, questa critica io la sentivo anche tra il mandato precedente in comune e quello attuale, che forse in cui forse c'è una posizione un po' più aggressiva, però dipende un po' anche da quelli che sono secondo me gli interpreti, in particolare credo che magari una persona può avere più o meno facilità a passare, proprio perché sono stati citati degli ex assessori, a passare da fare l'assessore, quindi a governare la regione, al consigliere di opposizione. Sono due tra virgolette, ruoli completamente diversi. Quindi in parte quello. Io onestamente, per esempio, proprio sul tema della sanità e non solo in campagna elettorale, ho visto un'opposizione molto serrata, dopodiché appunto i qui presenti potranno avere opinioni diverse su come è stata gestita la sanità, qualcuno pensa bene, qualcuno pensa male, ma mi pare che fosse piuttosto forte l'opposizione su quel tema. Quello che a me diciamo preoccupa di più è piuttosto il fatto che noi centrosinistra, ma ritengo che sia un problema che coinvolge anche il centrodestra, se andiamo a leggere i dati dell'affluenza, abbiamo una difficoltà sulla parte propositiva, cioè a spiegare alle persone da un lato che il governo di una regione, di una città, di un paese ha un effetto sulla vita quotidiana delle persone e come può avere questo effetto. E dall'altra, evidentemente, a fare delle proposte che vengono ritenute credibili, buone, da parte dell'elettorato. Io credo che questo sia un problema che abbiamo, ovviamente, visti i risultati di più noi del centrosinistra, ma è un problema di cui immagino siano consapevoli anche i partiti di centrodestra, per cui è più sulla parte propositiva che sulla parte di Giovanni, opposizione. Che ma mai come questa volta in campagna elettorale si è parlato i contenuti, perché i toni sono stati veramente bassi, quindi da entrambe le parti, per cui secondo me, io la vedo in questi termini, questa maggioranza, l'attuale maggioranza anche confermata, il centrodestra, il governo di questa regione, si è presentato in maniera trasparente al cittadino, diciamoci le cose, senza girarci intorno, anche perché non, i risultati che ha portato, al di là di tutto, non entriamo nei dettagli, sono stati confortanti. Poi ha le idee chiare, perché io, facendo la campagna elettorale, ho vissuto tantissimi confronti e appuntamenti, poi voi, devo dire, 3-4 è stata l'emittente che più ha enfatizzato questa campagna elettorale, fosse stato 3-4 non avremmo avuto, penso, la possibilità di capire i protagonisti di questa campagna delle elezioni regionali, anche perché le TV nazionali, ben sapendo quale sarebbe stato il risultato, non hanno avuto alcun interesse a, diciamo, in qualche modo sottolineare la competizione. Ritengo che un'opposizione più urlata, non lo so, è una soluzione che in qualche modo può essere auspicata. Però scusa, Pellegrino non dice più urlata, no? Dice no, Pellegrino cosa? No, adesso ho capito il titolo. No, però dopo voglio dire dichiarazione. Sì, insomma, è chiaro che secondo me ovviamente si può fare meglio, Non è sì, che dico fosse, però certo, sono più preoccupato della parte propositiva. Ma sai che quando il discorso è questo, adesso poi lo vedranno chi sarà in regione, avrà la responsabilità in maggioranza opposizione di portare avanti questa amministrazione. Quando tu stanzi 3 miliardi su 5 sulla sanità in una legge finanziaria, l'ultima approvata lo scorso dicembre-gennaio,
c'è una riforma, la legge del 2019, la 3/2019, se poi parliamo solo di sanità, ma questo è un tema grosso, con gli operatori del settore, in qualche modo c'è un percorso che si sta avviando, al di là degli slogan politici, è evidente che un'opposizione che sa fare il suo è quella di innestarsi in questo percorso per cercare di migliorarlo, ma dire che in qualche modo tutto non funziona, tutto non va bene, i cittadini hanno una capacità di critica e di comprensione di quelle che sono le realtà quotidiane che dicono ad oggi tutt'altro. Voglio sentire anche Pallotta su questo, sì, arrivo da tutti intorno a secondo me è stata fatta un'opposizione anche corretta e costruttiva, ma perché? Perché i temi trattati e le soluzioni che si sono trovate, ma anche tutto il programma che è stato realizzato, è stato un programma serio, un programma portato avanti con soluzioni per i cittadini, quindi credo che anche da parte dell'opposizione in parte questo sia stato riconosciuto, quindi è anche come dire, spezzo una lancia nei confronti dell'opposizione, perché hanno fatto opposizione costruttiva, cioè, non posso dire non c'era niente da dire, ecco, perché sicuramente tutto è perfettibile, però è vero ed è stato riconosciuto sia da maggioranza ovviamente ma anche dall'opposizione che il lavoro fatto da Fedriga e dalla sua giunta è stato un ottimo lavoro, soprattutto un grande lavoro di squadra. Io penso che quando si lavora in squadra si lavora molto bene, i risultati si sono visti e quindi ritengo che dall'altra parte l'opposizione anche correttamente ha fatto forse meno opposizione. Anche nel periodo del Covid, io lo ricordo sempre, ma perché a volte ce lo dimentichiamo, ho apprezzato per esempio nella mia amministrazione che l'opposizione non ha fatto interrogazioni, mozioni sotto Covid, perché diventava veramente problematico per noi governare, quindi credo che anche da questa parte, dalla parte del Presidente, ci sia stato un grande lavoro serio con risultati che abbiamo visto tutti sul territorio, riportati anche dal suo programma che è stato realizzato. Allora, chi voleva intervenire? Torno alla Pellegrino. Sì, cioè, volevo solo chiudere il ragionamento di prima, ma sono d'accordo con quello che diceva Daniele adesso. È chiaro che un successo di questo tipo può arrivare solo se i cittadini confermano la fiducia all'amministrazione che chi ha giudicato abbia lavorato bene. Poi la comunicazione politica è importantissima, estremamente importante, anche le modalità con cui si esprime il proprio pensiero sono estremamente importanti. Però io ci tenevo a dire, non bisogna dimenticare che c'è anche un'idealità che esprime ogni lista, il centrodestra e la sinistra, che il cittadino percepisce. Certo. E ci sono dei temi estremamente importanti per la cittadinanza la quale non condivide le posizioni della sinistra, anche perché il centro-sinistra, la coalizione di sinistra non ha perso solo nella nostra regione, per cui non è un caso, ha perso alle politiche, ha perso nelle altre regioni proprio per alcuni temi molto importanti, secondo certo. me. Sulle quote rosa se... Aspetti che ci torniamo perché volevo... Proprio su questo, e probabilmente quello che diceva la consigliere Pellegrino è interessante, perché un conto è quando uno parla delle risposte alla cittadinanza con politiche regionali, abbiamo appurato che se Federica ha preso il 64% qualcosa di buono l'avrà fatto, per cui qua rimane. Quello che è mancato al centro-sinistra è probabilmente avere un'ideologia dietro, qualche campagna forte da portare avanti, anche con una confusione di alleanza a geometria variabile che hanno la sinistra, in cui a livello regionale sono con i 5 Stelle, a Udine invece corrono con il terzo polo e non con i 5 Stelle, a livello nazionale, come diceva giustamente Barbo, PD e 5 Stelle continuano a litigare mentre qua sono alleati, per cui è mancata quella spinta ideologica, chiamiamo giusto per intenderci, sulla quale fare una campagna elettorale più politica e meno di risposte alla cittadinanza quando hai una giunta come quella di Fedriga che effettivamente ha fatto qualcosa per migliorare la regione. Allora, Pellegrino, sa perché adesso ho fatto questo giro per tornare a lei? Perché secondo me questa sua dichiarazione, che è molto interessante, attenzione che è senza l'audio chiuso quindi non la sentiremmo, ha un indirizzo preciso, cioè sto pensando alla composizione del vecchio consiglio regionale che aveva PD, patto per l'opposizione, aveva PD, patto per l'autonomia, un plotone più netto del Movimento 5 Stelle, Open Sinistra FVG con Onsel, che tra l'altro è confermato, però a occhio, diciamo, l'indirizzo di questa sua valutazione o critica era nei confronti del PD?
ma era nei confronti complessivi, insomma, dell'opposizione. Io non credo che l'opposizione, chiunque mi conosca, sa che l'opposizione non va fatta gridata, ma va fatta sui temi. E puntuale, dove accade, insomma, il problema va evidenziato e bisogna trovare una progettualità comune, magari anche una risoluzione. Mi permetto soltanto di dire una cosa a proposito delle alleanze sulle geometrie variabili. Mi piacerebbe sapere come si risponde alla geometria variabile del centro-destra di San Daniele, e anche quella di Udine, cosa al me che mi pare che abbia fatto un'operazione completamente separata rispetto a quella di Fontanini. Così giusto proprio l'appoggio lì, ma poi dopo magari qualcuno mi risponderà su questo delle geometrie variabili del centro-sinistra rispetto a quelle del centro-destra. Ebbene, l'opposizione va fatta puntuale, e soprattutto non va fatta un'opposizione per l'opposizione, ma va fatta un'opposizione tale da poter davvero risolvere i problemi dei cittadini. Ma voi siete veramente convinti che quello che avete fatto in questi 5 anni, per quello che riguarda la sanità, i cittadini sono tutti felici e contenti? Perché io direi proprio di no, perché per una visita dermatologica, se chiunque di voi non ha 150 euro in tasca e va a chiedere al CUP una visita dermatologica, aspetta 3 anni, oppure, e non so, questo proprio per la cosa più banale, ecco, non possiamo pensare che l'assessore Riccardi nel periodo della pandemia si rinchiude dentro il fortino della protezione civile e impedisce a tutti i medici di poter parlare o essere intervistati. Questo voi come lo chiamate? Che sono felici e contenti i nostri cittadini? Perché io direi proprio di no. Oppure come avete risolto il problema del Covid? Facendo arrivare la nave Allegra, che per fortuna siamo riusciti a fermare, perché altrimenti i malati di Covid entravano dentro e uscivano per un sacco nero. Ma vado avanti, quando c'è stato il periodo della zona arancione, che dovevate essere far felici i negozianti, però dall'altra parte in qualche maniera bisognava anche salvare i posti letto, e quindi bisognava bleffare sui posti letto, abbiamo dovuto intervenire con un'ispezione del Ministero della Salute. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Che eravate tutti bravi, felici, e l'opposizione, allora, erano tutti contenti. Tocca la replica, diciamo, Polacco. Intanto saluto e ringrazio Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega, confermato che si è collegato. Grazie Calligaris. Prego Polacco. Auspico che chi farà l'opposizione la faccia in maniera non ideologica, come si sta facendo già adesso, ma mi sembra che non ci siamo. La leggenda per la quale ci sia una frizione / una spaccatura tra l'assessorato della sanità e il mondo dei medici è appunto una barzelletta, perché di fatto, ripeto, avendo... ma sapete, vedete, io dico, quando si è criticato l'atto aziendale, quando in qualche modo sono criticate scelte e i cittadini hanno giudicato le scelte di questa amministrazione, è chiaro che da una parte si è sollevato, perché è evidente che la sinistra nella sanità è presente in un certo modo, soprattutto con alcuni dirigenti, questo lo sappiamo perché lo abbiamo vissuto anche a Trieste. Dopodiché dirigenti che non ho sentito sollevarsi quando Serracchiani e Telesca hanno drasticamente ridotto per esempio la sanità triestina, io parlo del territorio dove vivo. Ma al netto di questo, è evidente che la valutazione che è stata fatta dall'elettorato è in democrazia, se mi si consente, contano i voti e contano i risultati elettorali. Per quanto riguarda la politica, è di segno completamente diametralmente opposto. La leggenda che è stata raccontata per la quale questa regione non ha gestito la pandemia in maniera corretta è smentita dai numeri, è smentita dalle analisi che sono state fatte ed è smentita da una legge dove lo dicono gli operatori del settore, non lo dico io, che la legge di riforma del sistema sanitario, la 3/2019, che voi avrete la responsabilità in aula poi di portare avanti in un modo o in un altro, è quella che ci consente di agganciarci al PNRR per le grandi sfide sul territorio. È ovvio che le liste d'attesa ci sono, lo sappiamo, non è che lo neghiamo, è ovvio che il Covid ha aggravato questo problema, ma è altrettanto ovvio che è tempo di guardare al territorio. Calligaris, avete avuto un'opposizione blanda? Il Consiglio regionale sì. Per anni? Ma non mi sembra proprio. No, lei l'ha sofferta. No? Pellegrino dice, Calligaris dice che sono stati duri invece, no? Ha visto? Vabbè, dica Calligaris. No, credo che l'opposizione in Consiglio regionale abbia fatto il suo in questi 5 anni, forse
forse ha fatto anche troppo in maniera strumentale certe volte sulla questione appunto della sanità e del Covid, questo è vero, ma l'assessore Riccardi diceva, lo diceva anche in consiglio, guardate che le stesse cose che dite voi lo dicono le opposizioni in Emilia-Romagna, perché l'assessore dell'Emilia-Romagna praticamente si ritrova le stesse domande o le stesse cose che si tirate fuori. Intende voi, dire che è un problema comune a tutte le regioni, questo intende dire lei. Esatto, dopodiché sì. mi pare strano gli discorsi che ha fatto. Allora, sulla sanità, che le cose non funzionino perfettamente, non vadano bene, cioè mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, ma non è una questione di gestione politica. E qua usciamo da una situazione di guerra, perché il Covid, guardate, sulla sanità è stata una specie di guerra. È chiaro che la cosa non può funzionare, non può funzionare perché non ci sono medici e infermieri, siamo forse messi un po' meglio, ma come in tutte le regioni e in tutta Italia. È un discorso che abbiamo fatto mille volte e nasce da una programmazione di assunzione, sì, addirittura di entrata all'università, sì, di, sì, almeno 11-12 anni fa, o 4-5 per gli infermieri. Cioè, la regione ha fatto, il Consiglio regionale ha fatto, e la Giunta ha proposto e approvato una legge per la questione dello stipendiale, no? del nostro personale sanitario, è stata impugnata dal governo. Cioè, per aumentare gli stipendi dei sanitari, questo lo ricordiamolo perché l'ha detto anche Fedriga proprio in questo studio più volte. Non è una cosa che si risolve così. Aspetti lì. Saluto Marcello Melauri, Fratelli d'Italia. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Che ha avuto peraltro un ottimo risultato. Ha aumentato le preferenze rispetto alle comunali? Sì, abbastanza. Quanto è arrivato adesso? 7,56. 7,56. Sì, ha fatto bene, dai. Avete corso come. Dai, un pacchettino, ho dovuto cambiare scarpe. Carlotta, cosa voleva dire sulla quota di genere? No, sulle quote di genere, beh, che credo che doppia preferenza di genere, dice Pellegrino, non bisogna approvare questa legge in regione. Ma credo che bisogna porsi un po' in una maniera diversa su questo tema, no? Perché sempre alla fine di una campagna elettorale si parla di quote rosa, invece dovremmo un pochino smetterla, no? Perché non è che ci devono essere almeno tot donne, ci devono essere almeno tot rappresentanti del genere maschile e del genere femminile, invece la mettiamo sempre sul tema delle quote rosa. Credo, insomma, come ormai sappiamo tutti, che bisogna cominciare a parlare di competenze e non di genere. Ecco, questo è, io sono fermamente convinta, anche se è vero che bisogna passare per questi percorsi per avere maggior possibilità di entrare in consiglio. Voglio fare i miei complimenti a tutti i consiglieri che sono entrati nel consiglio, sia uomini che donne. Va bene, Marco, vuole aggiungere qualcosa? Sempre sulle quote rosa, bisogna sempre fare l'esempio, quello più chiaro. Cioè, se tu sei il presidente di un CDA e ti devi nominare tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione, tu preferisci avere tre persone competenti a prescindere dal genere, oppure preferisci avere due competenti e uno messo là solo perché uomo o solo perché donna? Esatto. Questo è il discorso. Dopo possiamo ragionare in maniera ideologica, certo, e si può andare oltre, ma questo è un problema reale che anche a livello europeo sta venendo certo, fermato, perché tutta una serie di ambienti si rendono conto anche di una serie di pericoli che ci possono essere da questo obbligo di quota rosa che premia in quanto il genere, non premia la non competenza. Sono d'accordo, occhio Barbo e Pellegrino, no? Cosa parlo? Ma no, nel senso che io sento tanti discorsi di principio, mi ritrovo direi al 100% in quello che ha detto la sindaca Pallotta, comunque sia, no. Dal punto di vista del principio io mi ritrovo in quello che dice, però bisogna prendere atto che oggi, specialmente in Italia, siamo indietro quanto a rappresentanza, quindi le cosiddette quote rosa e la doppia preferenza di genere sono strumenti necessari. Ma sono per d'accordo. Andare in quella direzione là. Sì, sì. E non è che questo significa
come dire, dare, rivendicare come unico metodo quello del essere uomo o donna per scegliere una persona al di là delle competenze, ma bisogna fare purtroppo, dico, il discorso opposto, perché ad oggi la situazione non è di parità, non è di pari opportunità. Ma il problema culturale, non di obblighi, questo è il discorso. Ma, ma l'obbligo è necessario proprio perché dal punto di vista dei risultati, evidentemente per un problema culturale non ci siamo ancora. E allora, siccome sul tema culturale ci vuole, ahimè, tempo per intervenire, è necessario. Sì, secondo me sì. Dal mio punto di vista, sì. Io continuo a essere. Va bene, mi fate vedere le grafiche. Cominciamo dai presidenti, insomma, ormai già assodati, poi le liste, così voglio coinvolgere Marcello Medau. Vediamo un po', siamo quasi al 65, abbiamo detto 64 e 25, mi pare. Massimiliano Fedriga, benissimo, 54, 24, 28, 37, 4, 66, dunque per Moretuzzo, 4, 66, Tripoli, 2, 73, Maran. Dai, guardando questi numeri, Medau, commento suo e vediamo le liste. Io direi che il centrodestra ha vinto alla grande, direi che si è confermato alla faccia di tutte le opposizioni, un po' anche nei vari comuni, insomma credo che se la cittadinanza ha voluto dare ancora fiducia a questa amministrazione, ritiene che appunto ha lavorato bene. Insomma, un po', quindi io penso che sia un ottimo risultato per un po' per tutti noi del centrodestra, insomma, quindi penso che è abbastanza chiara la volontà della gente. Mi fai vedere le liste adesso, Guido? Si aspettava di più per voi? Dio sa. Lo dica onestamente, dai. Su. Diciamo che non è facile. E alle comunali mi sembra abbiamo fatto 15 o qualcosina, quindi rispetto alle comunali siamo saliti di 3 punti. È ovvio che personalmente io mi aspettavo un mezzo punto in più. Vi aspettavate 22-23? No, diciamo dai, un 21-22, però insomma io direi che pian pianino si aspettavano di arrivare sopra il PD. Diciamo che in realtà sì, forse qualcosina in più, ma ci sta, insomma 3 punti in più rispetto alle elezioni comunali che sono svolte così un anno e qualche mese fa, io penso che sia un buon risultato, sicuramente da migliorare, perché si può sempre migliorare, però direi che ora come ora insomma non ci possiamo lamentare più di tanto. E della vostra lista la sfida interna? Beh, diciamo che è stato un pomeriggio piuttosto da cardiopalma, perché in realtà chi seguiva in diretta era diretti interessati, è tremendo, però nel mio caso avevo dei competitors molto molto forti, insomma, quindi in realtà è un Romita, tra l'altro, che saluto, che fa 452 preferenze ad una Orisina, è tanta roba, no? Quindi insomma considerato che gli screzzi passati il sindaco Daniela Pallotta cosa dice? Ma io personalmente sono felice del risultato che ho fatto, per me è stata la prima volta che sono stata candidata alle elezioni regionali e quindi sono molto felice, il risultato è stato importante anche perché Forza Italia ha fatto il 10% a Duino-Risina, quindi è una percentuale buona, quindi insomma è andato bene, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e credo che la nostra squadra abbia proprio lavorato bene anche in maniera serena, quindi questo è sempre, porta sempre bene, questo porta sempre buoni risultati. Mi preparate la lanciata del consiglio di Moretuzzo invece al microfono di Marco Stabile, però volevo dire, lei ha citato Romita e Romita ieri quando ha cominciato lo scrutinio è chiaro che arrivavano le sezioni più piccole. Sì, sì. Boom! È andato su, ma in realtà siamo andati a vedere da dove arriva, siamo andati a vedere, no? Sì. E quindi in realtà anche la Lodi ha fatto molto bene, che siamo lì. Era una buona squadra. Caligaris, visti diciamo i sondaggi prima e il risultato dopo della Lega, cioè no, cosa, com'è il commento? Lei ce li aveva quei sondaggi là? Sì, diciamo cosa dicevano quelli che non ci avete fatto vedere? Non dicevano quello che poi è stato il risultato del voto, dai, diciamo che... Diciamo che meglio così che viceversa, Antonio. La notizia è il 19% della Lega, e la Lega primo partito in regione.
quindi questo è il dato. Poi credo che sia importante anche da un punto di vista generale che praticamente tutte, ci sono tre forze politiche che sono praticamente lì in punto due, no? Questo sono, no? Cioè, cioè, quello che io discutevo oggi con il sindaco di Piazza, del presidente. No, ma resto con lei Caligari. Quello che io discutevo, cercavo di discutere oggi con il sindaco di Piazza, è che nel momento in cui appunto c'è stato l'esito del voto a Trieste, questo 15% lo avete fatto pesare, e come, no? Con quattro assessori per Di Piazza, cioè questo è un rischio scongiurato nel vostro caso? Beh, ci sono tre forze politiche che si equivalgono. C'è un equilibrio, no? Sì, esatto, c'è un equilibrio, e quindi, ma anche perché in realtà nessuno, credo, in passato, ma lo stesso va detto, questo l'ha sempre detto Giacomelli, no? Fratelli d'Italia non l'ha mai fatto pesare, credo, da settembre in qua il suo peso, no? Questo va comunque detto. Dopodiché la situazione attuale, che ci danno le urne, ci danno un certo equilibrio fra le tre cose, che è una cosa buona, credo. Quindi chi fa l'assessore della zona di Gorizia? Beh, questo si faranno delle valutazioni, credo, da adesso in poi partiranno le valutazioni. Va bene, ha ricevuto una chiamata, quindi non la vediamo più. Allora, ci fate sentire, adesso devo sapere di chi è la chiamata. È Federica? No. Ah, va bene. Beh, è Salvini? No, nel caso suo è Salvini. No. No, perché c'è differenza? Marino terribile. No, beh, che differenza ci dovrebbe essere? No, io non lo so, appunto, ci mette troppo a rispondere. Va bene, dai, scherzo un po'. Mi fate vedere Moretuzzo ai microfoni con di Marco Stabile ieri sera, dai. I complimenti al presidente Fedriga per il risultato ottenuto. Gli ho fatto anche gli auguri di buon lavoro, perché ne avrà bisogno, perché i prossimi 5 anni dovranno vedere impegnato in realtà tutto il Consiglio regionale per affrontare i temi che sono stati posti con forza dal dibattito in campagna elettorale. Penso alle questioni della sanità, penso alle questioni della transizione ecologica energetica, penso alla questione di un Friuli Venezia Giulia al centro dell'Europa con la gestione dei flussi migratori. Per Massimo Moretuzzo una sconfitta senza discussioni, una stretta di mano e i complimenti al governatore bis Fedriga, ma anche la consapevolezza di aver gettato le basi per una leadership dell'ala di centrosinistra che nel vuoto di proposte per la sfida a presidente del PD e i tentennamenti dei 5 Stelle ha proposto un nuovo volto nel panorama politico regionale. Ora per Moretuzzo, che farà parte del prossimo parlamentino, occhi puntati sui temi chiave, a partire dalla sanità, ma non solo. Tato sarà leader dell'opposizione? Ma io continuerò a fare la mia parte, sono contento del percorso che abbiamo fatto, devo ringraziare le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura e le tante cittadine e cittadini che hanno dato un contributo importante al nostro percorso. Sono anche convinto che è un percorso che all'inizio è un percorso che ha dimostrato di saper costruire una proposta credibile in giro per i territori della regione. Non ci sta invece la candidata della Galassia Alternativa di Insieme Liberi, Giorgia Tripoli. Il risultato di lista è inferiore di solo lo 0,02% allo sbarramento del 4, al momento non assegna alcun consigliere al movimento, mentre l'avvocatessa stessa ha personalmente ottenuto un risultato superiore. Ecco il perché della richiesta di riconteggio delle schede nulle e contestate. Chiederemo il riconteggio delle schede non tanto per fare quelli che non sanno perdere, ma quanto perché abbiamo dai nostri rappresentanti di lista notizia del fatto che molte schede dove magari la persona ha semplicemente sbagliato a scrivere il cognome della preferenza, che magari ha scritto Tripoli oppure ha scritto il cognome di un candidato che è candidato in un altro collegio, sono state annullate come schede, quindi anziché annullare la preferenza è stato annullato il voto e questo non è corretto. Non ce l'ha fatta nella sua missione Alessandro Maran, ecocente alla delusione del terzo polo, che non è andato nemmeno vicino a ottenere un proprio rappresentante in aula, con lo stesso ex deputato e senatore del PD che si è speso per la nuova casa dei riformisti pur sapendo che non avrebbe ottenuto alcun tornaconto elettivo personale. L'ho ripetuto molte volte, no? L'obiettivo è costruire quella casa, costruire uno spazio alternativo ai riformisti. C'è una bella poesia di Cavafis, in onore ai combattenti di Termopili. L'ultimo verso scrive che onore ancora più grande
perché sanno, molti di loro sanno, che saranno i persiani a passare. Le battaglie si fanno perché vanno combattute. Allora, così, intanto accogliamo anche Caterina Conti, segretario del Partito Democratico Trieste. Buonasera, grazie. Contenta, buonasera. Primo partito? Beh, contenta, insomma, una sconfitta cioè, significativa. In tutto questo però il PD tiene, diciamo, la guida o la leadership a Trieste. Di questo, ecco, forse è l'unico dato di cui sono contenta, per il resto il PD, il centrosinistra, perde, è una sconfitta chiara. Con tanto astensionismo e con un'affermazione nuova di Fedriga, nonostante i tanti problemi che abbiamo segnalato, quindi evidentemente insomma, non siamo stati ascoltati ecco, dai nostri elettori e molti sono poi rimasti a casa, quindi non c'è granché da festeggiare dal mio punto di vista. Senta Pellegrino, lei cosa porta in Consiglio regionale? Cioè in questo dibattito, in quella che sarà appunto la futura opposizione, cosa c'è? Il tema del green che oggi è in tutti i partiti, su cosa vorrebbe confrontarsi con la maggioranza? Il nostro programma elettorale parla chiaro, io mi auguro veramente che Moretuzzo possa essere il capo dell'opposizione anche in questa circostanza e che si manifesti proprio la guida, ecco, proprio capo dell'opposizione forse non mi piace come definizione, ma proprio una guida che indichi la direzione e che porti questa visione di società che noi abbiamo scritto in maniera molto, molto chiara e che faccia evidenzi, insomma, una giustizia sociale e una giustizia ambientale, le due cose non possono non andare appaiate. In questo sicuramente il tema della sanità farà la parte del padrone, perché sappiamo bene è il tema fondamentale del bilancio regionale, ma i temi del lavoro non possono essere ovviamente disgregati ai temi della salute e ai temi ambientali e ai temi sociali. Queste sono oggi non ho detto nessuno, così, argomenti fondamentali, ma non dimentichiamo che in tutto questo spesso ci si dimentica di parlare del filo conduttore, così del tessuto connettivo di qualsiasi società, che è il tema culturale. Questo fa sempre la Cenerentola in tutte le circostanze. Penso che questo invece debba essere riportato in auge e come assioma nel nostro dibattito interno. Questa è la nostra posizione. Chiaro. Allora, intanto ringrazio gli sms, magari non l'ultimo che non farà, però diciamo... Non l'ho visto. No, ma non lei, vecchia storia, tutta colpa di Ring, però per me da... Ma, insomma, oggi il sindaco ha incontrato la Leitner, quindi l'ha anche detto sul fronte Movia, ma fermi perché sennò è brutto mondo. Questo nome non dirò mai più. Io ho mille foto vicino che mio figlio mi fa, guarda, mi prendo in giro tutti. Tutti quelli che vanno a sciare e mandano la foto della Leitner. C'era tutta sta pubblicità. Allora, ma il tema è che, e tra l'altro confermato da Scocimarro, oggi pomeriggio quando abbiamo iniziato la diretta, no, che comunque c'è un gentleman agreement, un accordo, quello che vogliamo, come vogliamo definirlo, con Massimiliano Fedriga, per cui lui sia in giunta nuovamente al fianco di Massimiliano Fedriga. Ah sì, non sapevo niente. Cioè, come dire, l'ha detto a tutti. No, deciderà poi. Perché lei è in terza posizione, eh? Sì, sono dietro. Quindi in realtà dovrebbe dimettersi, Scocimarro. Sì. Questo se Claudio Giacomelli non va a fare l'assessore e magari predilige un ruolo politico. Claudio non credo farà l'assessore, mi sembra di aver letto, comunque non è interessato. Conoscendolo, ma poi stasera sarà Ring, noi andiamo avanti tutto il giorno, ve lo ricordo, quindi anche stasera c'è Ring alle 21, tra l'altro con ospiti anche lì interessanti come in tutta questa giornata. E diciamo che insomma subentrerebbe, quindi perché se tra uno dei due va a fare l'assessore, lei subentrerebbe, scalerebbe, quindi entrerebbe in consiglio. Così dovrebbe essere nel caso in cui lui rientra in giunta. Diciamo che c'è ancora da, il presidente deciderà, si incontreranno e faranno. Questo è interessante, però, diciamo, perché sa perché? Perché diciamo da più interessante delle mie case diverse. No, quello non l'ho voluto sottolineare in diretta. Cosa succede? Colpa mia. Non si sente il microfono? Ah, si è rigirato. Allora va bene, grazie Toio. Perché? Come la dico questa? La dico. Cioè, perché vicino a Giacomelli, no, Medau è vicino a Giacomelli, però quindi deve sperare che sia assessore Scocimarro, quindi interessante nel gioco all'interno di Fratelli d'Italia, l'ho detta male? No, va bene. Cioè, non posso
andata piano. Tu mi chiedi se io tifo per questa settimana. Adesso ti faccio scarciare, questa è tutti papale papale. Vabbè, dai. Diciamo che se era ovvio, diciamo che mi interessa poi che gruppo sia contento. Sì, no. Grazie per la risposta. Ogni tanto devo, perché sennò sì, ho tante ore. No, diciamo che dai, ora tocca la pallotta. Ed essendo lì, ovvio che alla fine penso sarebbe inutile negarlo che se scocimarono a fare l'assessore, quindi rientra in giunta, è ovvio che io sarei soddisfatto. Per quello, diciamo, è anche tutto il giorno in cui diciamo è inutile guardare questa attuale composizione del Consiglio regionale, perché molte cose devono succedere, esatto. E compreso il ricorso, riconteggio che chiede Giorgia Tripoli, come già annunciato ieri proprio a Tele4. Invece le piacerebbe fare l'assessore comunale, ho sentito, a Trieste al posto di Lino Bianco? O di Grilli, anzi, come ambito che più le... Beh, questo mi piacerebbe, non posso dire di no, ecco, io sono, sarei ipocrita a dire che non mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe, dopo sulle deleghe saranno, insomma, chi di dovere a fare le proposte o anche a scegliere se far entrare me o qualcun altro. Certo che abbiamo lavorato, come dicevo prima, per raggiungere un risultato, quello di avere almeno un seggio che spetta ovviamente a Michele Lobianco, che ha fatto un grande risultato, e quindi poi, insomma, sì, mi farebbe molto piacere, sì. Cioè, sono a disposizione del partito, ecco, così si dice di solito. No, io mi metto a disposizione. Gli amici me lo chiedono. Sì, gli amici me lo chiedono, è logico, sì. Non posso essere ipocrita di dire non mi interesserebbe, perché mi interesserebbe e lo farei volentieri, ecco, ma veramente sono a disposizione. È giusto, giusto. Ma vedi, c'è entusiasmo, posso dirti? C'è entusiasmo, mi piace. Ce l'ha entusiasmo lei? No, sì, adesso l'abbiamo già detto. Va bene. Tutto entusiastico. Mi pare fosse Andreotti che diceva che gli incarichi non si richiedono né si rifiutano. Esatto. No, Antonio Andreotti ha detto una massima che è stupenda. Aveva detto, quando lo volevano candidare a Presidente della Repubblica, lui disse: so di non essere di alta statura, ma non vedo giganti intorno a me. Per accettare la candidatura alla Presidenza della Repubblica, e là si capisce, anche un'altra scuola politica. Beh, sì, grande, non c'è alcun dubbio. Senta Caligaris, sì. Tocca chiederlo anche a lei, ma tanto non mi risponderà. Quante conferme vede possibile, perché da adesso ovviamente diventa il tormentone del Toto Giunta. E io ritengo, ma non sono l'unico, insomma, che molti possano ritrovare il posto al fianco di Massimiliano Fedriga per il percorso fatto in questi 5 anni. Lei cosa dice? Beh, credo che sia, cioè è un'opzione, credo, non solo possibile, ma anche penso che sarà così per molti, no? Perché ci sono dei componenti di giunta che hanno lavorato benissimo, c'è una giunta che, anzi tutta la giunta ha lavorato benissimo, e quindi non vedo perché non possa esserci questa scelta da parte del Presidente da concordare con tutti i partiti, con tutto quello che, non so, il numero che spetta alle singole parti politiche, con la ridistribuzione territoriale, che è quella una cosa che è particolare della nostra regione, ma c'è sempre stata, insomma, credo sia una cosa, cioè non ci vedo niente di strano né di così fantascientifico in quello che dicevi. Uno dei possibili dovrebbe essere il nostro ospite tra poco, Barbara Zilli, assessore al bilancio uscente. Barbara, insomma, è un assessore che si è dato da fare, ha fatto benissimo, l'ho detto anche al Presidente, lo credo forse proprio da voi, o anche, comunque anche sulla stampa, credo che, insomma, Barbara, cioè, la Lega penso punterà su Barbara e anche su altri. Cioè, alla fine è lei e Fedriga sono diciamo, quelli dei patti finanziari che hanno cambiato la realtà della nostra regione, cioè i soldi, i contributi che sono arrivati ai comuni, alle amministrazioni, eccetera, derivano da lì. Come
recenti. Una cosa, ecco, che avevo letto, consiglio forse, nel servizio lì, il fatto del ricorso, no, della Tripoli, sì, sì. Lì però dovrebbero stare attenti, perché io dalle mie parti ci fate da... vedere la lista, i risultati per lista, così lo commentiamo proprio mentre parla Caligaris, prego. Credo ci sia la Tripoli sconta credo il comportamento di molti dei suoi elettori che hanno fatto il voto, certo, distinto. Sì, sì, non c'è dubbio, cioè hanno scelto lei come candidato presidente, ma la preferenza magari altre forze, e lei come presidente, non pensando che così danneggiavano in realtà la possibilità di entrare in consiglio. Se stessi, eccolo là, 3,98%. Sì, però a volte dicono, o meglio, da ieri ci dicono che invece è più un tema anche di preferenze, e nel momento in cui il nome della preferenza sarebbe stato scritto, pare sia stato scritto sbagliato, hanno annullato anche il voto proprio alla lista. Così ci raccontano da Insieme Liberi, no? Quindi un aspetto ulteriormente diverso. Va bene, pochi istanti di pubblicità, ripartiamo da qui, a tra poco. Vado. Ciao Albert. Che effetto le fa aver infranto il muro della riconferma, no, presidente? Spero di non deludere, perché sai, uno quando il primo mandato magari c'è l'entusiasmo del primo mandato anche rispetto ai cittadini nei tuoi confronti, e spero di fare del mio meglio per non deludere l'enorme fiducia che mi hanno dato per questa seconda elezione. E i prossimi 5 anni, dicevo, sono quelli in cui la riforma vedrà il compimento. Io vorrei portare avanti il lavoro che abbiamo fatto, portarlo avanti, costruirlo, migliorarlo, ovviamente. Però ho detto, mi hanno fatto diversi giornali oggi la domanda: cosa vuole fare adesso che hai riletto? In realtà i primi 100 giorni, sì, no, io ho detto come mi piacerebbe, ovviamente un auspicio che faccio a me stesso, consegnare la regione fra 5 anni. Mi piacerebbe consegnare a chi mi succederà una strada da continuare a percorrere, magari da migliorare, ma non un sentiero da dover ricostruire, perché purtroppo nella politica ogni volta quando c'è il cambio si riparte da zero. Mi piacerebbe avere una progettualità di lungo respiro, cioè saper guardare, come abbiamo cercato con tutti i limiti ovviamente, ma in questi 5 anni, però di costruire qualcosa che vada oltre la tornata elettorale, che vada oltre il mandato, per dopo proseguire un lavoro in continuità almeno sui grandi asset strategici della regione. Forse no, la vicepresidenza non dovrà andare per forza Fratelli d'Italia? Guarda, io sulla giunta farò una riflessione dopo aver sentito tutti gli alleati, cercando di condividere il più possibile, poi ovviamente prenderò le decisioni, ma cercando di coinvolgere e mantenere quell'idea di squadra che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni di governo. Però, diciamo, le apre un problema, e allora un problema relativo che forse dovrebbe confermare molti anche della squadra uscente. Beh, ma io terrò in considerazione il grande lavoro che è stato fatto da gran parte della squadra uscente, anzi da tutta, direi. Posso fare qualche nome? Beh, li può fare lei, io non ne faccio, quindi. Rosolen, Bini. Sono stati degli ottimi assessori, sicuramente. L'assessore Berzi è stato un ottimo assessore, Riccardo è stato un ottimo assessore, ma non voglio fare i nomi perché poi mi dimentico qualcuno. Penso, ma veramente sono stati, la Barbara Zilli è stato un ottimo assessore, ma... devo dire, tutti hanno fatto un ruolo, la forza di questa amministrazione regionale, perché tutti gli assessori hanno fatto il loro lavoro bene e sono state parte fondamentali e integranti di una squadra.
L'ultima voce ovviamente spetta a lei o contano solo le preferenze, quello che le suggerisce diciamo il singolo partito come assessore? No, ci sarà un confronto con tutte le forze politiche, figuriamoci, dopodiché ho la responsabilità di fare il presidente e di fare le scelte della giunta, però la mia idea è quella di condividere il più possibile. Basta, fine. Allora, attenzione che c'è il cambio studio in corso, ce la stiamo per fare. Ma allora, se inquadrate me, facciamo la cosa più senza... Grazie. Anche perché ho Barbara Zilli dietro di me, quindi buonasera, ben trovata. Altra splendida donna che si aggiunge al nostro parterre. Quindi siamo fortunatissimi, abbiamo Serena Pellegrino, Caterina Conti e Barbara Zilli. Allora, complimenti intanto Barbara Zilli, ho detto assessore confermato... Oh, non lo so, non ce l'ho fatta, vabbè. Allora, intanto che analisi del voto ci fa anche lei e poi opta, perché ho detto anche ieri, no? Ricordato com'era candidata in due circoscrizioni, Tolmezzo e Udine, no? Quindi lei opta per... Anche di questo ne parlerò con il presidente all'atto della proclamazione, ci sono 24 ore di tempo per optare. Faremo una valutazione insieme a lui e al coordinatore regionale Dreosto, nell'interesse del movimento, che ha dato un risultato straordinario, mi permetta di dirlo, oltre ogni aspettativa. E questo credo che sia frutto del grande lavoro di questa amministrazione regionale, della Lega e Consiglio regionale in questi 5 anni e del grande lavoro degli amministratori e dei militanti sul territorio, oltre che del nostro segretario federale Matteo Salvini. Senta Zilli, mi aiuta però a capire cosa cambia nei due casi, cioè chi subentra, così diamo. Perché adesso vado a memoria. Nel caso io opti per il collegio dell'Alto Friuli e quindi il collegio, la circoscrizione di Tolmezzo, entrerebbe il primo dei non eletti nella circoscrizione di Udine, che è la già consigliera regionale Maddalena Spagnolo. In alternativa Manuele Ferrari, che è il secondo, cioè il primo dei non eletti nella circoscrizione dell'Alto Friuli. Va bene. Intanto saluto anche Polidori, abbiamo tre leghisti, abbiamo un'inflazione qua. Il peso della Lega è 4 come in consiglio regionale. Dovrebbe fare almeno la lista Federica, sennò però non credo nel suo caso. Buonasera a tutti. Buonasera al sindaco di Muggia, ecco, mettiamo il sindaco di Muggia, così è meglio. Va bene, va bene anche questa veste qui. Valutazioni? Valutazioni estremamente positive, al di là del fatto che ho appena scritto un post in ritardo, perché tutti quanti si sono affannati a scrivere bravo Federica, giustamente. Io sono stato pigro, nel senso che me la sono goduta fino a sera tardi e ho rimarcato il fatto della persona di Massimiliano, perché oltre ad essere un grandissimo amministratore è anche una gran persona, perché dal punto di vista delle capacità ma anche dell'empatia che ha suscitato, della simpatia stessa come persona, della grande umiltà come persona, sicuramente sono valori aggiunti che hanno dato una spinta ancora più forte a questo bellissimo risultato. E permettetemi, adesso non per farmi un'autocelebrazione, però la spinta dal basso, cioè dai sindaci della Lega, è stata secondo me molto ma molto positiva. Ci sono visti i risultati, parliamo di Muggia, quasi col 21% sicuramente un risultato lì è primo, sopra, la Lega è primo, no? Per 19 voti siamo secondi. E chi è primo? Chi è primo? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia e Lega fanno il 42% praticamente soltanto da sole. Questo è la dimostrazione, ripeto, delle amministrazioni a guida leghista. Parliamo di Monfalcone, ma parliamo anche di tanti altri sindaci del territorio che hanno dato quella spinta dal basso della buona amministrazione, che ha sicuramente aiutato magari in piccola parte però a portare questo enorme risultato, per cui bisogna sottolinearlo, perché nel momento in cui la Lega è un partito che parte dagli amministratori che stanno più vicini al territorio, sicuramente ha questo valore aggiunto rispetto agli altri partiti, secondo me, ma questa esperienza fatta ormai in 30 anni e più di storia, ecco, quindi il partito più anziano nell'arco costituzionale, per cui grazie a tutti i sindaci, ovviamente grazie a tutti i militanti che sono andati sul territorio e hanno fatto grande questo risultato di Massimiliano Federica. È quello che parlavamo forse all'inizio, che c'è un binomio territorio e governo.
E questo mix ha aiutato tanto il centrodestra proprio nel cercare di far capire la vicinanza sui territori, ma anche la necessità di governare la regione o anche il governo nazionale. Per cui per me, come dicevo anche prima, essendo stato il Friuli Venezia Giulia un laboratorio politico in diversi casi, come sempre, sì, da sempre, perché spesso, il sì. primo presidente di regione leghista è stato in Friuli Venezia Giulia, sì. La Casa di Libertà aveva anticipato dove io ero assessore, tra l'altro. Ah, ecco, questo lo sapevo. Prima giunta Fontanini nel 93. Nel 93? Sì, era... grande Pieri, il presidente e l'assessore. Che tra l'altro, scusami, avevo delle deleghe non da poco, perché avevo commercio, turismo, viabilità e trasporti. Madonna, quindi, tutto, una cosa. Praticamente tutto. poi anche addirittura la sinistra in Friuli Venezia Giulia aveva anticipato l'Ulivo in un certo senso, sì, anche sì, il civismo sì. di sinistra con Illy era stato anticipato quello che dopo avevano cercato di fare anche in un certo senso a livello nazionale. Per cui anche questa vittoria per me ha una chiave, può avere anche una lettura a livello nazionale, proprio per far capire come vi è un post-populismo in un certo senso, in cui c'è una destra che governa, gestisce i territori, governa le regioni, ma anche una destra di governo. E avere questa allineamento dei pianeti è interessante capire come anche ci si muove. Torniamo alle origini, perché uno dei primi slogan della Lega era Lega di lotta e Lega di governo. Vabbè, no? Siamo là. siamo tornati là. Quindi la Lega di lotta è la Lega e la Lega, la Lega di governo. La Lega lotta sempre a prescindere. Va bene, conti avete fatto allora, cos'è che le hanno scritto? No, l'analisi del voto? Ah. Quando la fate? La faremo in questi giorni, insomma, diamoci tempo un attimo per capire anche, insomma, un po' i risultati, che sono al di sotto delle aspettative, come è chiaro, quindi non sto dicendo niente di strano. È chiaro che ci dispiace, il centro-sinistra perde, e vicino al PD ci sono delle forze che non hanno in realtà una grande presa sull'elettorato, che loro festeggiano la Lega al 19, adesso non ricordo la percentuale esatta, ma ci sono tre partiti che alla fine, tre liste che prendono quasi il 20%, insomma sono intorno al 18%, quindi così si costruisce una coalizione più forte. È chiaro che siamo l'unico partito, almeno a Trieste, il Partito Democratico, il primo partito, prende il 20%, però a fianco ha delle forze, insomma, che non raggiungono la doppia cifra, quindi su questo va fatta una considerazione. Come Partito Democratico credo che dobbiamo proseguire il lavoro di opposizione che stiamo facendo in comune, dobbiamo fare un'opposizione molto più forte e concreta sui temi in Consiglio regionale, perché i temi che abbiamo sollevato in questa campagna elettorale sono ancora tutti sul piatto. La sanità, che è in grande difficoltà, è uno dei temi della campagna elettorale, ma oggi siamo fuori dalla campagna elettorale e il problema resta e va risolto, quindi l'onere di risolverlo è tutto alla maggioranza. E poi dobbiamo proseguire questa azione di radicamento sul territorio, di ascolto e di vicinanza con i cittadini. Credo che sia questa un po' la lezione che possiamo trarre oggi. Quanto ha influenzato, perché ho fatto la stessa domanda in un certo senso alla consigliera Pellegrino, che non era d'accordo, ma quanto ha influenzato la confusione all'interno del vostro elettorato, per il quale a livello regionale eravate alleati con i 5 Stelle, mentre a livello nazionale c'è una dialettica diversa, vi sono qualche scontro? A Udine eravate alleati col Terzo Polo e non con i 5 Stelle, mentre a livello regionale sì? Penso nessuna confusione, perché gli elettori sono molto capaci di scegliere, si vede bene nelle elezioni comunali di Udine, dove gli stessi elettori scelgono per il Consiglio regionale alcuni e per il Consiglio comunale altri. Quindi credo che gli elettori non siano affatto sciocchi, non siano confusi da questo, semplicemente le forze politiche si pesano e si misurano sui temi. E sui temi abbiamo trovato delle convergenze a livello regionale, dopodiché il Movimento 5 Stelle e i voti parlano da soli, insomma. Non è una forza attrattiva nella nostra regione. Quindi... Per cui lei preferirebbe avere un'alleanza col Terzo Polo? No, io preferirei adesso niente, nel senso che le elezioni sono finite, per la prossima volta vedremo. Terzo Polo, insomma, un altro esito elettorale, insomma. Pellegrino, per lei invece, cioè il Terzo Polo, beh, al di là anche dei numeri poi raccolti che ricordano, se ce li fate vedere ancora una volta nel risultato per liste, che ho visto vi risparmiate sempre, non ce lo fate vedere. Oh, dai, grazie Guido. Come lista il 2,75, più o meno simile ovviamente per il candidato presidente. Doveva essere inglobato, si doveva trovare una via differente, Pellegrino?
Certo, ho visto il risultato, no? Poca cosa. Ma insomma, però è chiaro che non posso andare a parlare a casa degli altri. Il risultato del terzo polo sicuramente è un risultato che moltissimi, per moltissimi è un risultato inaspettato. E qualsiasi sondaggio lo dava con un tempo, certamente, sicuramente sopra il 4%. Chi doveva essere penalizzato era la lista della Tripoli, che la davano proprio a delle percentuali microscopiche, quando in realtà invece per un margine microscopico non ha scollinato il 4%. Del terzo polo nessuno ha mai dato come ipotesi che non superasse il 4%, in realtà invece questo poi è accaduto. E peraltro poi tantissimi hanno detto il terzo polo andrà a mangiare voti al Partito Democratico con la perdita di Bonaccini a favore di Edi Schlein. In realtà invece questo non è accaduto, e non c'è stato però neanche, purtroppo devo dirlo, l'effetto Elli sul Partito Democratico, che ha penalizzato un po' tutta la coalizione. Per quello che riguarda noi, e lo voglio dire in maniera molto, molto chiara e netta, noi avevamo fatto quasi 23.000 voti a settembre con questo simbolo Alleanza Verde e Sinistra. Ovviamente eravamo consapevoli del fatto che buona parte del nostro elettorato sarebbe andato al Patto per l'Autonomia, visto che il candidato presidente di fatto è un candidato che ha portato un programma elettorale omologo, di questo noi ovviamente ne siamo contenti, è omologo a quello che noi avevamo presentato per le politiche a settembre. Poi c'è stata anche ovviamente la presenza di Open FVG nella figura di Ose come consigliere uscente, che per 29 voti è riuscito comunque a scollinare l'1,5%. E questo insomma per noi è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. Di fatto comunque è bene, perché ci sono due consiglieri, uno nostro, che sono io, diciamo, per Verde e Sinistra, e uno per la sinistra di Open, che entrano in consiglio regionale. Ecco. Il fatto che l'esponente, scusate, non mi ricordo il nome del Partito Democratico, che dica che al contorno del Partito Democratico ci sono Caterina Conti, il segretario qui a TS. Sì. Non lo dico io, prego. Lo dicono i numeri. Purtroppo la schermata di prima è evidente, perché senza il PD nessuno dei partiti alleati con noi sarebbe riuscito a entrare, a parte il Patto per l'Autonomia. Non essendo studio diventa un po' complicato. Certo, i dati lo dicono, ovviamente, ma il Partito Democratico ha dimostrato che comunque non può avere sempre la sindrome del maggioritario. No, il Partito Democratico è maggioritario, mi scusi, se guarda i numeri, la matematica non è un'opinione, tra l'altro io faccio conti di cognome, quindi è un disastro da questo punto di vista. Il Partito Democratico da solo non riesce a fare. Ma senza il PD né Alleanza Verdi Sinistra né altri partiti riescono a fare nulla, tranne il Patto per l'Autonomia. È molto triste sentire. No, tra l'altro è la seconda cosa che le lascio passare, ma insomma, ecco. No, qual era la prima? No, la prima è questo famoso fantomatico effetto Schlein, che secondo i grandi politologi ci spiegano che l'elezione di una nuova segretaria in 3 settimane poteva sollevare le masse di 20 anni di voto che sta allontanando gli elettori, insomma, diciamo, poteri taumaturgici ancora no. Quindi io penso che ognuno deve guardare a casa propria, forse se fate due consiglieri comunali, insomma, un buon silenzio andrebbe bene, ecco, da questo punto di vista. Poi faremo una valutazione insieme a Morettuzzo, faremo una valutazione di coalizione, non penso che debba attaccare me, sinceramente, insomma, penso che oggi potremmo tutti serenamente starcene quieti. Ecco. Prego Pellegrino, concluda. Vabbè, insomma, era a seguito dell'intervento appunto della Conti, che diceva che intorno ci sono soltanto gruppi cespugli, come si dice, di solito i cespugli fanno la differenza, nella loro somma fanno la differenza. Io credo che invece dobbiamo metterci molto serenamente all'interno di questa coalizione del centro-sinistra, ricostruire una coalizione che possa fare fra 5 anni il 51%, senza andare a fare scontri o comunque dire quanto piccoli sono quelli che stanno intorno, dal momento che comunque... Allora, aspetti Pellegrino, ho capito ciò. Partite bene, dai. Esatto, lo sapevo. Prima rilassato per la No, ma mi scusi, ma devo commentare un dato elettorale, lo commento con i numeri davanti, non è che offendo nessuno, voglio dire, la matematica e la politica. Non è un'opinione. Vedi.
ecco. Insomma, Zilli, rapporti con detto. Fratelli d'Italia adesso, scongiurato ogni pericolo? Direttore, i rapporti sono buoni, siamo alleati, abbiamo costruito in questi 5 anni di governo molte proposte che sono diventati provvedimenti normativi approvati dal Consiglio regionale. E io non li temo, anzi ho visto grande lealtà nei rapporti con loro, come con gli altri movimenti politici che appunto compongono la coalizione che ha sostenuto Massimiliano Fedriga. Continueremo così. Peraltro mi permetta di dire che la lista Fedriga ha un innesto importante di leghisti e quindi il Presidente ha centrato l'obiettivo e ne sono molto fiera. E poi ci mettiamo al lavoro, io vi devo lasciare perché tra 5 minuti qui a Gemona del Friuli il sindaco verrà proclamato, abbiamo ottenuto un risultato bulgaro, 44%. Mi dice una cosa, anche insomma, velocissimamente, una lettura sul voto amministrativo. Quindi, insomma, parliamo di questi sindaci, parliamo di questi sindaci. Politori con disinteresse, diciamo. Però no, sulla tornata elettorale dei 24 comuni? La Lega dimostra ancora una volta di essere motore trainante. Abbiamo in ballo la città di Udine, visto che va al ballottaggio, e adesso ce la metteremo tutta per fare in modo che Pieri Fontanin possa doppiare il successo di 5 anni fa. Sono molto sicura che ci siano ottime condizioni per questo, e nei comuni, da San Daniele a Fiume Veneto, per citarne alcuni, hanno vinto le liste di partito abbinate con la Lega, molto forte, anche sopra il 30%, abbinate le civiche. Continuiamo con questi laboratori in giro sul territorio, convinti di come nelle amministrazioni regionali e comunali mi sia concesso fanno la differenza le persone. Per cui essere rappresentanti di un partito è un valore aggiunto se tu dimostri di essere all'altezza del tuo compito. Questo è. Grazie a Barbara Zilli, assessore al bilancio della giunta Fedriga uscente, grazie e buon lavoro. Ciao Barbara. Grazie a voi, saluti a tutti. Ciao. Grazie ancora. Cagliaris, secondo lei lì a Udine bisogna trovare un dialogo con quel 4 e qualcosa, se mi fai vedere le grafiche, che più o meno ricalca l'esito regionale di Insieme Liberi? Attenzione a quello che le ho chiesto, perché qua, Attento, pensaci un attimo. Problema di connessione, proprio quando vai al ballottaggio, insomma, queste sono scelte che le farà anche il nostro sindaco, no? Il nostro candidato sindaco. Però io credo che più che altro premia sempre la coerenza su queste cose. Io, questa è la mia valutazione. Bisogna essere coerenti, il ballottaggio, il secondo turno è tutta un'altra partita, gli accordi fra primo e secondo turno poi non valgono, non ti portano, cioè io credo che bisogna, questo è quello che penso io, bisogna andare avanti con coerenza, senza... Cioè non teme, quindi allo stesso tempo non teme un accordo tra detto ogni Movimento 5 Stelle e le liste legate al 5 Stelle? Esatto. Per la stessa idea. Allora, Serena Pellegrino ci deve lasciare e la ringrazio, è stata con noi anche a lungo, quindi grazie. Neoconsigliere Alleanza Verdi e Sinistra, grazie Serena Pellegrino. Grazie a tutti voi, saluti alla prossima. Grazie, buon lavoro anche a lei. Va bene. Grazie. Allora, valutazione da... No? Leghista Bossiano, quindi no? Bossiano, non dico ante Bossiano, ma Bossiano perché. Cioè, qui c'è una lista Fedriga che esplode, no? Quindi al primo test c'è una Lega che torna primo partito. Beh, c'è uno scenario dirompente nuovo in Friuli Venezia Giulia, come si diceva, ulteriore laboratorio, no, politico, dove a fronte di una lista Fedriga che comunque strategicamente ha pagato, perché si è visto che alla fine non ha drenato voti alla Lega, ovvero qualcosina sicuramente l'ha fatto,
però la Lega ha mantenuto, se non ha incrementato ulteriormente un dato che io avrei firmato per il 10% a Trieste sicuramente. Ma sa perché, io lo chiedo, scusi se interrompo, perché sì. Noi guardavamo molto l'esito, per esempio in Lombardia poteva essere a fine, sì. No, Caligaris, cioè lì la lista del presidente Fontana fece poche settimane fa ormai 6,25%, no? Quindi uno dice farà di più, farà di meno la lista Federica, e questo è un dato, no? E no, in parte deludente, ecco, per Fontana, però rieletto presidente e governatore della Lombardia. Qui voi fate, teniamo la schermata ancora una volta, 17, il 17, sì. E in più anche la Lega, eccolo lì, che è al 19, no, fa questo, più della Lega della Lombardia che è al 16,5. E questo è un risultato straordinario. Beh, è ovvio che una lista incentrata sulla figura del Presidente dipende da quanto il Presidente ha un appeal sull'elettorato, quindi Fontana è diverso da Federica, senza andare poi nelle singole persone, nei valori e le capacità politiche, per cui Massimiliano Federica è riuscito, vediamola in positivo, ad attrarre un consenso che va al di là dei singoli partiti, per cui già una Lega che di per sé ha avuto un trend positivo e lo avrebbe avuto sicuramente maggiore se non ci fosse stata la lista Federica, questo è indubbio, dà la dimostrazione di quanto in questa tornata elettorale sia importante sia il voto politico ma sia anche la persona sulla quale si incentra poi la campagna elettorale, per cui due valori aggiunti. E ripeto, non da sottovalutare quello che è stato l'apporto, lo si è visto anche con gli altri comuni, da parte delle amministrazioni a guida centrodestra e ancor più a guida leghista, che hanno sicuramente tirato su il consenso. Allora, voglio dire due cose, Caterina Conti, ultima valutazione che poi ci deve lasciare, giusto? Sì, esatto. No, concordo su questo perché in effetti questa è un'elezione che prevede le preferenze, quindi se la Lega è così alta, ma anche altri partiti, anche il PD è molto alto per questo, sono anche le persone candidate che tirano molto di più, no? Mentre le elezioni politiche eravamo davanti a un altro sistema elettorale che premiava di più i partiti che non, diciamo, il voto espresso per quel partito perché ha candidato quello, quegli listini bloccati, è evidente questo, quindi anche vale lo stesso ragionamento per il PD, nel PD vengono eletti amministratori o ex amministratori di lungo corso, quindi il radicamento territoriale alla fine fa la differenza anche nel mantenimento proprio del rapporto con l'elettorato, cioè l'elettore va a votare perché conosce il sindaco, l'ex sindaco, sa che ha lavorato bene, ha mantenuto una relazione con questo e quindi esce di casa. In tanti altri casi invece evidentemente questo elemento di prossimità viene meno e quindi l'elettore si sente più lontano dalla politica, cioè dai politici di fatto, e non è motivato ad andare a votare. Allora, io voglio spiegarvi questo, Caligaris, lei sta con noi ancora? Sì. No? Come? Sì. Perché non la sento? Non la sento perché ha tolto l'audio o no, abbiamo tolto noi l'audio? No, forse siamo stati noi, dai. A occhio siamo stati noi. Prego, eh? Ancora un pochino, sì. Fino a che non arriva la prossima telefonata, esatto, di Federica. O... Va bene. Allora, no, perché vi spiego cosa succede. Così do modo anche a Marco di prepararsi. Caterina Conti va, giusto? Quindi sì, grazie al segretario EPD. Chiedo grazie, appunto a Caligaris, Marco Gombacci, dai, forza. Io andavo fino al telegiornale. Dai, sì, ormai un'altra oretta. E anche a Paolo Polidori, sindaco, se può restare un altro pochino, ovviamente è appena arrivato, dai. Non ha altro da fare. Dai, diciamo. Perché ora sarà con voi Marco Stabile, quindi prende il timone, poi vi annuncio già alle 19, riproporremo, anche perché è un momento giusto di confronto anche con la stampa, la conferenza stampa di Massimiliano Federica ieri all'arrivo in Consiglio regionale, quindi rivedremo le prime battute, anche le proposte, diciamo, per il futuro, i prossimi 5 anni, una valutazione, insomma, sentita anche poi ieri sera qui nello studio di Ring dove è venuto a trovarci il governatore, quindi alle 19 la conferenza stampa di Federica, poi il telegiornale e vi ricordo alle 21 questa sera un Ring speciale di nuovo con altri ospiti, un po' l'analisi del voto e di quelli degli scenari, quindi a tra pochissimo con Marco Stabile. Ok, perfetto. Ti spiego, sono in una casa dove ho appena...
Bentrovati ancora con questa maratona post voto. Saluto anche Diego D'Amelio, collega giornalista del quotidiano Il Piccolo, che si è collegato in questo momento e si è aggiunto al dibattito. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, subito una domanda per testarti, insomma, che insegnamento, che bilancio traiamo da questa tornata elettorale? Da una parte tre forze che quasi si equivalgono, ma nella stessa coalizione, Lega, Fratelli d'Italia e Lista Fedriga, contro un PD attorno al quale sostanzialmente non c'è una stampella, un aiuto per riproporre un centro-sinistra al momento competitivo da quelli che sono i dati delle elezioni. Parto intanto dicendo che Avarino non ha la stessa tenuta fisica di Mentana, nelle maratone. Allora, cosa Mentana traiamo? Ne fa una, però noi ne facciamo due. traiamo intanto l'insegnamento che ancora una volta sondaggi e previsioni della vigilia vanno presi con estreme pinze, perché siamo entrati in questo finale, insomma, di campagna elettorale con una convinzione, ne usciamo con una convinzione del tutto diversa. Pensavamo che sarebbe stato un risultato fortemente insomma, positivo per Fratelli d'Italia, con una lista, lista civica del presidente forte, ma sotto, diciamo, Fratelli d'Italia di parecchio, anche una Lega sotto. Invece vediamo tre partiti appaiati, non avremo una giunta trazione Fratelli d'Italia, ma avremo una giunta, diciamo, appunto, come dicevi tu, tripartita, più Forza Italia come partito, insomma, con tutto il rispetto, minore, e un presidente Fedriga che continuerà ad esprimere un forte controllo sul suo esecutivo e sulla sua maggioranza, perché oggi abbiamo visto stamattina Matteo Salvini, insomma, ha fatto uno di quei meme, una di quelle immagini sui social, su Facebook, in cui sommava pari pari i voti della Lega e della Lista, e quindi, diciamo, il messaggio che viene mandato nel centrodestra mi pare abbastanza chiaro. Dall'altra parte c'è un'opposizione che fa poco meglio di 5 anni fa, e nonostante ci sia il campo largo, nonostante il Movimento 5 Stelle stia dentro il centro-sinistra questa volta, e quindi diciamo che quello che si può capire per quello che riguarda il centro-sinistra è che c'è da mangiare parecchia polenta per riuscire a fare una proposta politica che in qualche modo complica gli elettori a voltare pagina nel governo del Friuli Venezia Giulia. Fedriga intanto c'entra per la prima volta da quando c'è l'elezione diretta del presidente della regione il secondo mandato. Finora c'era sempre stata un'alternanza destra-sinistra, e quindi si va a un bis. Vedremo come verrà ricomposta la giunta. L'impressione è che ci sarà una forte continuità con qualche sistemazione da fare tra equilibri che sono leggermente cambiati e un po' di assessori che hanno lasciato l'esecutivo, e quindi vedremo poi nelle prossime settimane come si andrà la nuova guida della regione. Fa bene da meglio introdurre questo argomento, perché in questo spazio di trasmissione, tra l'altro, chiedo in regia, se possibile, appena è pronto il pezzo di Bernardo Gulotta per il telegiornale relativo anche al rimpasto della giunta di piazza, a quelli che sono i rumors, di passarlo anche all'interno della scaletta di Ring di questa diretta. Messaggio alla regia, così poi parliamo anche di quello. Ecco, la futura giunta, chiedo supporto a Gombacci, dovrebbe essere costituita, visti gli equilibri, da tre assessori della Lega, tre di Fratelli d'Italia, tre della Lista Fedriga, uno di Forza Italia, e poi ieri si diceva il primo partito prende anche il presidente del Consiglio regionale. Non so se effettivamente sarà così, però più o meno gli equilibri dovrebbero essere questi. Allo stesso modo, per esperienza, avendo visto tante volte cambiare giunte, prima sembra tutto fatto, facile, scontato, poi arrivano sempre delle sorprese. Ma questa non è una gestione nuova della regione, cioè con una riconferma è più facile riuscire probabilmente a trovare un equilibrio, visto che c'è anche un equilibrio delle liste elettorali. Qualora ci fosse sempre quando un presidente viene eletto per la prima volta, vi è un dibattito molto acceso. Con una riconferma è possibile che i calcoli, il 3-3-1 che dicevi tu, possa essere lo schema più sia facile anche per la gestione, sia anche per evitare di entrare subito
di avere delle frizioni con gli alleati, per cui se dovessi scommettere, scommetterei sul 3-3-3-1 e nel solco della continuità. Ecco Polidori che ha anche esperienza di queste situazioni, perché in realtà io non si può paragonare regione a comune, per l'amor di Dio, però per esempio nelle tante giuste di piazza sembra già che si sanno gli assessori una settimana prima, poi dopo cambia tutto, e anche in giunta spesso, anche se non c'è mai stata giustamente una riconferma di un presidente, io per esperienza so che la sorpresa arriva sempre. Beh, allora normalmente le difficoltà sono molte di più di quelle che sembrano all'esterno, perché gli equilibri che devono essere trovati sono la parità di genere, ovviamente in regione Friuli-Venezia Giulia ancora di più la rappresentanza territoriale, no? Perché anche quella ha bisogno di un equilibrio ponderato. Certo. È ovvio che se partiamo da una situazione dove c'è una continuità rispetto alla prima legislatura, le cose saranno meno complicate, non dico più semplici, ma meno complicate rispetto alla legislatura precedente. Per cui in questo momento fare pronostici sul 3-3-3-1 o 4-1-2. No, ma è giusto però il discorso della rappresentanza territoriale, perché e questo è di fondamentale importanza, perché ogni territorio ha maggior ragione, cioè in un comune di Trieste non esiste questo, non è che uno di San Giacomo piuttosto che di Borgo, però la rappresentanza territoriale a livello regionale è sicuramente molto più importante. Certo. Per cui... e tra l'altro Caligaris è un tema collegato anche a un assessore che c'era già e potrebbe essere riconfermato, il nome è quello di Barbara Zilli, ma per esempio mi viene in mente anche il nome di Mazzolini, no? Leader delle preferenze, l'uomo della montagna e quindi anche una rappresentatività territoriale, diciamo, importante, che ha fatto un mandato in consiglio e che potrebbe chissà finire in giunta, chissà, questa è anche un'ipotesi che è circolata. Credo che queste saranno tutte valutazioni che verranno fatte, insomma, penso che si comincerà a farle a breve, quando deciderà il presidente, come ha detto, valutando con tutti gli alleati, no? Giustamente, come avevo detto anche io prima, insomma, anche perché è giusto, insomma, una squadra che vince o che lavora bene non si cambia, questa è una giunta che ha lavorato bene, credo che si possa, cioè, ci saranno molte riconferme, immagino, e credo sia giusto così, insomma, per garantire continuità e anche tranquillità nell'azione amministrativa. Da meglio, chi sono i sicuri? Rosolei, Roberti, Zilli? Lì. Eccolo qua. E non te li mostro. Poi. Ah, la lista, no, vabbè, ma i sicuri, dai, non le anticipazioni che leggeremo domani sul piccolo. Domani il piccolo. E comunque, beh, dai, adesso a parte gli scherzi, si può ragionare un po' per deduzione. Se lo schema, io concordo, è il è odioso fare queste cose 3-3-3-1, ma questo è, e questo sta, anche se paragonare la politica al calcio è sempre un po' così, secondo me poco simpatico per l'importanza della politica. E, cioè, meglio il calcio? Dipende dai momenti storici. E secondo me noi guardiamo i nomi della, diciamo, che possiamo tenere nella lista Fedriga, attribuire alla lista Fedriga in questo momento sono l'assessore uscente Bini, attività produttive, Rosolen, lavoro, e Pierpaolo Roberti, che nonostante il risultato elettorale io credo che andrà incontro a una riconferma sicura in giunta per tante ragioni. Quindi abbiamo già tre ci sono, dici. Riccardo Riccardi è stato per un periodo a cavallo tra la lista del presidente Forza Italia, lui dice che non tornerà in giunta. Io, se devo mettere un centesimo, scommetto che Riccardi... Tu lo scommetti? Io scommetto che Riccardi torna in giunta, e però in quota Forza Italia. E poi anche la Lega in realtà ha tre nomi, perché ricordiamo che Pizzimenti è stato eletto parlamentare, quindi, come dire, ha levato un problema a Fedriga da questo punto di vista. Tu hai l'assessore al bilancio Zinti, l'assessore all'agricoltura Zannier, e l'assessore al patrimonio Callari, che sono tre leghisti che hanno corso tutti e tre, e che potrebbero, insomma, con buona probabilità essere tutti riconfermati. Diciamo che i giochi mi pare che gravitino soprattutto attorno, per quello che diceva Polidori, a Fratelli d'Italia, dici? A Fratelli d'Italia, che sono quelli che, avendo, come dire, da inserire volti nuovi e nomi nuovi, ovviamente dovranno fare delle considerazioni anche di carattere territoriale, sicuramente, perché poi la giunta deve avere almeno tre donne,
deve avere un equo rappresentante. Quindi fossero giusti tutti gli altri, ci vuole una terza donna e poi c'è la distribuzione territoriale. Butto lì un esempio, no? Sesco Cimarro torna in giunta per Fratelli d'Italia, non potrebbe entrare un nome che si è fatto delle ultime ore, per esempio Daniela Pallotta, che coprirebbe la quota rosa, però è nello stesso territorio. Certo. Giusto? Sì, sarebbe, lo metterei molto difficile, ecco, come eventualità, perché avremo Federica, Roberti, la Rosolen, la Pallotta e Scocimarlo, comincia a essere troppo pesante dal punto di vista della... Qualcuno a Udine si può... insomma, qualcuno avrebbe qualcosa da dire. Insomma. Bene, però comunque insomma, sostanzialmente dal racconto di D'Amelio, dalla ricostruzione di D'Amelio, sono quei tre posti che soprattutto sono in bilico, posto che è il tema di Riccardi. Ieri appariva, mi è apparso stanco e non particolarmente voglioso di rientrare, ma poi, però, come sappiamo, le cose cambiano, no D'Amelio? Beh, io l'ho visto molto caldo con il presidente il giorno delle elezioni. Sì, sì, sì. Ieri è un uomo che sicuramente, come dire, ha faticato in questi 5 anni tra Covid, vaia e quant'altro, però è un uomo a cui piacciono anche le sfide. Adesso mi odierà se mi ascolta. C'è una riforma della sanità da fare veramente. Io non so a quanti Federica possa attribuire quella responsabilità e quanti abbiano voglia di assumersene quella responsabilità, perché... Questa volta la riforma sanitaria in questi 5 anni c'è da farla veramente. Adesso c'è stato il Covid, ma nei prossimi 5 anni liste d'attesa, certo, ospedali SPOC da chiudere, razionalizzare, punti nascita, ci saranno scelte anche dolorose per razionalizzare le risorse, c'è personale da trovare. Non sarà uno scherzo, io credo che sarà la legislatura della riforma della sanità. O tra 5 anni saremo in gravi difficoltà col sistema sanitario pubblico. E questa è una chiaramente delle sfide. Ma questo è un ragionamento interessante, perché anche dipende quando le richieste che arriveranno dalla presidenza, cioè e anche le pressioni che Federica potrà fare nei confronti, ad esempio, in questo caso il nome di Riccardi, magari preferirebbe qualche altro ruolo esterno, magari più tecnico, però in questo caso Federica potrebbe fare determinate pressioni, potrebbe chiedere, e quando c'è il Presidente che chiede, quando anche succede, quando la Presidenza della Repubblica, uno si mette a disposizione, per cui questo è una variabile da tenere in conto, perché se inseriamo anche il nome di Riccardi, con i nomi che diceva prima D'Amelio, vediamo che la Giunta è praticamente la fotocopia, a parte i due nomi di Fratelli d'Italia, di quella precedente. È per questo che non ci credo tanto, perché ho visto tante volte queste situazioni, mai una continuità del Presidente, però non so se crederci fino in fondo. È difficile prevedere, ovviamente, ci può sempre essere la sorpresa, qualche nome ovviamente può cambiare, però dobbiamo anche ricordarci che tanti consiglieri, visto che molto probabilmente l'assessore si dovrà dimettere da consigliere, molti consiglieri eletti, soprattutto quelli con tante preferenze, preferiscono rimanere in consiglio perché sono sicuri, non sono nella mano dei presidenti. Questo è un altro ragionamento. Questo è il contro della medaglia. Potrebbe incidere anche questo, Martina, su una battuta che poi sentiamo un servizio di Bernardo Gulotta. Prego. Il tema delle dimissioni del consiglio per gli assessori può incidere su qualcuno che invece dice no, stavolta resti in aula? Ma allora, può incidere, c'è anche però da fare una valutazione, credo, sulla scelta fatta per la giunta passata degli assessori che si dimettono. C'è anche questa valutazione da fare, quindi sulla possibilità di far entrare o meno altri. Certo, allora sei pronto il servizio di Bernardo Gulotta, perché chiaramente il riverbero dell'elezione regionale c'è anche sulla giunta comunale di Trieste, sulla giunta di piazza, perché Grilli, assessore alle politiche sociali, è stato eletto nelle file della lista Federica, tra l'altro con il miglior risultato di quella lista, è stato eletto con il miglior risultato a livello di preferenze di Forza Italia a Trieste, Michele Lobianco, ma ci sono anche altre due situazioni, quella
del sottosegretario di Forza Italia Savino, che è anche assessore all'urbanistica, e di Nicole Matteoni, che è assessore all'educazione, ma è anche deputata parlamentare del PD. E sapevamo già che, come dire, avevano mantenuto la loro carica in comune, no? Però che questo poteva durare per tutto il periodo della giunta, oppure per un periodo più breve, proprio in attesa delle elezioni regionali e del conseguente probabile rimpasto. Quindi potrebbe esserci una rivoluzione a due o addirittura a quattro più ampia. Vediamo lo scenario che ha disegnato per noi Bernardo Ulotta, con i primi nomi anche dei papabili possibili nuovi assessori. Le elezioni regionali hanno i propri riflessi anche sugli altri enti locali del Friuli Venezia Giulia. A Trieste difatti è atteso il rimpasto di giunta, che andrà a sostituire alcune persone dell'attuale esecutivo comunale, con una molto probabile redistribuzione di deleghe. I sicuri uscenti in quanto eletti in regione sono Carlo Grilli della lista di Piazza e Michele Lobianco di Forza Italia, rispettivamente con deleghe alle politiche sociali e gli affari generali. Nel turnover però potrebbero rientrare anche Nicole Matteoni e Sandra Savino, che avendo già un ruolo a Roma potrebbero cedere le deleghe ad altri aspiranti assessori, in questo caso all'educazione e all'urbanistica. Il rimpasto così ipotizzato quindi vedrebbe lo scambio di quattro persone, con un automatismo non scritto di uno scambio uno a uno riguardo il colore politico. Quindi, per fare un esempio, per un Forza Italia che esce, un Forza Italia entra. Detto dei numeri e delle deleghe, passiamo ai nomi. Quelli più caldi al momento sono Massimo Codarin della lista di Piazza, gli azzurri Daniela Pallotta, ex sindaco di Duino Risina, che guarda con interesse anche alla giunta regionale, nonché Michele Babuder, cui investitura ufficiosa è stata avanzata oggi durante le dirette di Ring. Noi abbiamo fatto dei ragionamenti interni, che però non vi posso dire tutto qua. Sì, però il ragionamento interno è che Babuder è arrivato secondo, potrebbe essere... Potrebbe essere. Che Michele Babuder, cosa dice sindaco? Beh, Michele Babuder è una persona che stimo, come stimo Lobianco, come sono innamorato di Alberto Polacco da sempre, in positivo, nel senso che gli voglio bene come un fratello. Manca un nome per sostituire eventualmente Nicole Matteoni, e sebbene dal partito di Giorgia Meloni ci sia molta cautela, il nome che circola è quello di Caterina De Gavardo. Dei profili già descritti vi è anche una traccia sulle possibili deleghe da assegnare. Pallotta, in caso di approdo del comune di Trieste, potrebbe occuparsi di politiche sociali. Babuder potrebbe prendere l'urbanistica accanto allo sport, settore dove lo stesso avrebbe più di qualcosa da dire. Codarina avrebbe la possibilità di subentrare a Lobianco negli affari generali. De Gavardo in questo contesto otterrebbe dalla collega il delicato ruolo di assessore all'educazione. Fantapolitica? Certamente sì, ma con un solido fondo di verità che emerge dalle voci di corridoio provenienti dalla stessa classe politica nostrana. Allora, Polidori, che conosce bene il meccanismo, nomi che insomma sono concreti? Beh, diciamo che le valutazioni vanno fatte e saranno fatte anche, permettetemi, nella veste di segretario della Lega a livello provinciale, per cui confrontandoci con i nostri alleati in maniera chiara e serena, però ci sarà da vedere un attimino la situazione senza andare a rompere equilibri, uno potrebbe dire, ma in base a quelle che sono state le ultime elezioni regionali o no? Ma questo potrebbe essere un criterio anche di valutazione, come ovviamente il fatto di vedere, di mettere le persone più valide al posto giusto, ecco, questo è ovvio che deve essere un criterio meritocratico, non soltanto politico. Ecco, ovviamente D'Amelio, hai la lista anche per la giunta di Piazza oppure no? No, li dovete chiedere al mio collega Tomasini. A Tomasini, vabbè, insomma, però qui la lista... Posso fare il diavoletto, Marco? Vai. C'è un ospite che mi interessa. Sì. Così, Caligaris. Sì. La domanda che devo andare via. Vai. La Lega esprime un candidato, cioè un assessore isontino, leghista, rimasto nella Lega, no? Che è Callari. Alle elezioni però Caligaris è stato eletto ed è andato meglio. Fuori di metafora, siete entrambi considerati molto vicini alla sindaca di Monfalcone, Anna Cisint, che solitamente, insomma, la sua, nella costruzione della giunta di centrodestra regionale, riesce sempre a dirla, perché è, insomma, donna vulcanica e influente, con quello che ha fatto le ultime comunali, diciamo che nella Lega parla a ragion veduta.
Callery in giunta e Caligaris in consiglio, magari invece Caligaris aspira all'esecutivo. Ma allora, vedi, noi a Monfalcone e a Gorizia come Lega abbiamo fatto un'azione di partito, di partito e di Lega, perché questa volta per noi era importante fare un consigliere regionale, questo era il nostro obiettivo, che era l'obiettivo minimo, ma non era detto che riuscissimo a farlo. Questo era il nostro obiettivo ed è un risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme. Come ha detto Polidori prima, con un grande lavoro anche del sindaco di Monfalcone, dove la Lega ha raggiunto anche il 20%, no? E in questa tornata elettorale ed è tornata a essere il primo partito. Poi tutte le valutazioni noi le facciamo in base a qual è la richiesta migliore e qual è l'interesse migliore per il nostro territorio, in quell'ottica di equilibrio territoriale che giustamente è sempre stata una delle degli obiettivi e dei punti che porta avanti la Lega. Allora, chiedo alla regia, tra l'altro. Detto questo, vi devo lasciare e vi saluto perché sono grazie, già, grazie, già... grazie Antonio Caligaris. Grazie, dovrebbe collegarsi Martinez del PD, che è uno tra l'altro dei campioni di preferenze di questa tornata elettorale, quindi lo aspettiamo in collegamento Skype. Chiedo invece, tornando, facendo un passo indietro sulla giunta comunale, l'impressione di Gombacci, no? Da una parte su un uomo come Babuder, che già dopo le comunali sembrava in lizza per un assessorato e sembra, diciamo, in rampa di lancio per ottenerlo, c'è la sostituzione di Grilli e poi ci sono queste due parlamentari e sottosegretario che insomma, potrebbero lasciare la carica, però lì c'è il discorso anche delle quote rosa, quindi se sono quattro comunque devono entrare due donne e due uomini. Eh sì, è un esercizio particolarmente difficile adesso a lanciarsi in qualche previsione, molto più difficile forse la situazione del comune di Trieste rispetto a quella della regione. Sì. Perché rientrano determinate dinamiche per le quali anche se qualche assessore magari va in regione o qualche consigliere assessore va in regione, allora ci sono altre dinamiche che potrebbero intervenire in giunta a Trieste, per cui è veramente difficile prevedere. Quello che ovviamente ho sentito alcuni nomi, alcuni li conosco anche personalmente, sono tutte persone però anche di una lunga esperienza all'interno del Consiglio Comunale, che potenzialmente potrebbero fare anche bene, per cui onestamente non mi sento di fare nessuna previsione sicuramente di non fare nessun nome, perché altrimenti questi nomi dopo vengono immediatamente, certo, bruciati e sicuramente no. Però c'è il tema anche dell'ipotesi già successa in passato, per esempio che un assessore comunale diventasse assessore regionale proprio in fase di rimpasto, mi ricordo il caso della Savino e penso per esempio a figure come la Tonel e come la Lodi di diversi partiti, ma entrambe competenti, che chissà, magari per un gioco, no, di equilibri potrebbero rientrare, Polidori. Ma sì, ma comunque parliamo tutto, come si diceva, di persone valide. Certo che uno degli assessorati più importanti è quello del sociale, per cui magari Grilli ci ripensa e resta assessore al sociale in comune, ma al di là delle battute c'è da riempire delle caselle molto importanti, su questo tutti i nomi fatti, magari una lista non esaustiva, comunque sono persone competenti che possono tranquillamente, anche se magari in mancanza di esperienza amministrativa, certi assessori non lo sono mai stati, però voglio dire, c'è sempre il primo momento in cui si entra in lizza per cominciare ad amministrare, per cui non la vedo drammatica, effettivamente è forse un quadro più difficile rispetto a quello regionale, però sicuramente più complicato, diciamo. Ci faremo, sì, un po' complicato, sì, ma insomma non lo vedo risolvibile. Ci sono più incastri esatto. Come sempre ci sono sempre troppi vincoli, no? La parità di genere, in questo caso non c'è la rappresentanza territoriale, però voglio dire, anche qui gli equilibri sono abbastanza complessi da mettere a punto, ma sì, ce la faremo. Proprio prima c'era stata anche una discussione un po' accesa sulla questione della parità di genere, che onestamente, personalmente, non dico che rappresento la Bibbia e la verità, però personalmente ritengo che nella formazione delle giunte, eccetera, sia uno di quegli vincoli che non portano a un'effettiva parità
di genere, perché il problema è più culturale che di obblighi, e bisognerebbe premiare a prescindere sempre la competenza. Non è solo opinione tua, ecco, su questo assolutamente. Ecco, volevo recuperare un tema per poi fare una domanda ad Amelio, cioè il tema di Insieme Liberi, che come dire, come quota alternativa rispetto agli altri partiti, sia a livello politico che proprio culturale, di pensiero su alcuni temi anche diciamo contestati o contestabili, però di fatto hanno ottenuto più di 22.000 voti, dicevamo ieri sera, è uno stadio di calcio 22.000 voti, quindi non si può ignorare. Volevo risentire un attimo la Tripoli, perché c'è il tema del riconteggio delle schede diciamo contestate e nulle, che insomma difficilmente sortisce grande effetto, ma quando un partito è allo 0,02 dal 4%, cioè dallo sbarramento che consente di essere rappresentati nell'aula di Piazza Oberland con almeno un consigliere, è ovvio che ci si prova. Sentiamo la Tripoli, poi chiederemo ad Amelio se secondo lui insomma c'è margine o meno, e per quanto tempo comunque bisognerà rimanere sul chi vive per capire se ci saranno o meno novità. Il tema è, chiederete il riconteggio delle schede? Ma chiederemo il riconteggio delle schede non tanto per fare quelli che non sanno perdere, ma quanto perché abbiamo dai nostri rappresentanti di lista notizia del fatto che molte schede dove magari la persona ha semplicemente sbagliato a scrivere il cognome della preferenza, che magari ha scritto Tripoli, oppure ha scritto il cognome di un candidato che è candidato in un altro collegio, sono state annullate come schede. Quindi anziché annullare la preferenza è stato annullato il voto, e questo non è corretto. Quindi sappiamo che ci sono 8.000 schede annullate in questo momento in Friuli Venezia Giulia. Se facciamo un calcolo delle probabilità, considerando che quello 0,03% probabilmente sono 20-30 schede, sì, sicuramente chiederemo riconteggio. Ovviamente l'obiettivo è quello di avere una rappresentanza in consiglio regionale, che altrimenti sotto il 4% non ci sarebbe, però un dato lo possiamo sicuramente già commentare: in questo momento i voti per Insieme Liberi sono oltre 22.500, dicevamo prima di iniziare, e comunque uno stadio che ha votato per voi. Sì, beh, è uno stadio che ha votato, diciamo che forse quello che ci ha penalizzato è il voto disgiunto, perché in realtà lo stadio ha votato Giorgia Tripoli e metà dello stadio ha votato anche Insieme Liberi. Quindi non so dove sia stato l'inghippo, se è stato nel voto disgiunto, se magari le persone hanno votato me come presidente ma poi non hanno capito che dovevano anche mettere la X sul simbolo. Credo che comunque insomma è una buona occasione per cominciare a ripensare questa legge elettorale, perché non ha nessunissimo senso che il presidente non possa portare alcunché alla lista. Secondo me bisognerebbe comunque dare al voto del presidente un valore e un significato anche per la lista. Quindi diciamo così, l'elezione anche del terzo candidato a presidente in ordine diciamo per quanto riguarda le regionali. Sì, o l'elezione del terzo candidato, o comunque pensare ai voti dati al presidente che aumentino in percentuale anche quelli della lista. Allora, queste le parole di Giorgia Tripoli. D'Amelio, posto che difficilmente il risultato cambia, però 0,02 come dire, il margine è risicatissimo, per quanto bisognerà attendere? No Marco, le cose cambiano invece con i riconteggi. Io dimenticavo quasi, ma se ti ricordi 5 anni fa due consiglieri regionali uscirono e due entrarono per il riconteggio delle schede, e quello della Tripoli non sarà neanche l'unico caso, perché pensa alla sfida che c'è stata in Forza Italia in Friuli tra Novelli e Zanin, certo. Parliamo di una distanza di, adesso non so il dato finale, ma meno di 20 voti. Se fossi il secondo classificato, conteggio certo. Immediatamente. Quindi io credo che Tripoli, l'avvocato Tripoli, faccia benissimo dal suo punto di vista a chiedere il riconteggio. Lei è fuori per lo 0,02%. Non so questo quante schede vale, ma per il discorso che lei faceva, qualche scheda annullata, quelle preferenze, eccetera, sicuramente una strada che insomma, una lista esclusa deve tentare. E chissà se magari si aprono poi a quel punto effetti a catena, perché ci sono liste che sono proprio sulla soglia dello sbarramento, Unione Slovena, Open FVG, quindi a Trieste si dice occio de sotto, no? In questi casi. Tra l'altro, dicevo prima, no, Diego, comunque quella quota di voti, quello stadio che ha votato Insieme Liberi, quei 22.000 e passa, non si possono ignorare, no? Lì dentro magari ci sono delusi dalla politica, molti dicono ci sono ex 5 Stelle, c'è gente che ha votato Giorgia Tripoli disgiunto e poi un altro partito, perché lei è andata ben oltre il 4, e a Trieste Insieme Liberi è andato oltre il 5.
Sì, volevo dirlo, sì, è un segnale di grande rilievo per queste elezioni. Nessuno avrebbe dato previsto un risultato del genere, nessuno avrebbe previsto che questo movimento, lo vuoi chiamare antisistema, lo vuoi chiamare Novax, lo vuoi chiamare No Green Pass, insomma si sono messe insieme tante istanze, no? Però tendenzialmente sono movimenti che si sono coagulati a partire dalla protesta nata nel periodo del Covid. Nessuno avrebbe pensato che questi potevano fare più del terzo polo, per dire, no? Serissimo terzo polo di Calenda e Renzi messo alle spalle dai brutti e cattivi Novax e No Green Pass, che invece dimostrano non solo di saperci fare, ma di sapere anche forse arrivare in consiglio regionale, come sono arrivati in consiglio comunale e come sono stati capaci di coagulare una protesta di piazza lunga e partecipata a Trieste. Quindi questo è un tema su cui la politica deve appunto sicuramente farsi qualche domanda per capire se può recuperare questa delusione, se questa delusione è meglio che stia in un movimento del genere piuttosto che si traduca proprio nel non voto. E sono tanti i temi che questo risultato apre, secondo me. Allora, un istante di pubblicità, torniamo per gli ultimi 20 minuti assieme, poi risentiremo il presidente Fedriga nella sua conferenza stampa dopo la vittoria elettorale. Bentrovati, ancora 20 minuti in diretta, poi lasceremo spazio alla conferenza stampa del presidente Fedriga, la prima conferenza stampa dopo la rielezione che vi riproporremo, poi il nostro telegiornale alle 21 si riparte con Ferdinando Avarino e Ring, i suoi ospiti di questa sera, per commentare il risultato di questa rielezione del presidente Massimiliano Fedriga, appunto a governatore del Friuli Venezia Giulia. Dovremo avere in collegamento telefonico con noi Vincenzo Martinez del Partito Democratico, ben trovato, buonasera. Buonasera, sono Francesco Martinez. Sì, Francesco, mi scusi, ho sbagliato io. Questa sera perdiamo un po' di colpi, ma insomma dopo la maratona qualche errore lo facciamo anche noi. Allora, il più votato di questa tornata elettorale a livello di preferenze, quindi comunque un risultato personale molto importante a fronte di una sconfitta del centro-sinistra. La sua valutazione? Ma direi che io ho raccolto i voti, i consensi dopo aver seminato per tanti anni, avendo fatto l'amministratore in questo territorio della Bassa Friulana, avendo dimostrato, dico almeno, di saper agire con concretezza, con pragmatismo e rispettando l'impegno elettorale che mi sono assunto da sindaco, poi da 6 anni di consigliere provinciale. Quindi penso che questo sia un, oltre che peggio di aver fatto una campagna elettorale su temi forti che la gente sente, e dico l'aver raccogliere un'attività di semina fatta con totale onestà, con totale correttezza in tanti anni che sono seduto su un banco del Consiglio. E la sconfitta per il centro-sinistra è stata netta, come riconfigurarsi per il futuro? Perché quello che emerge da questa elezione è che il PD nel centro-sinistra è abbastanza solo rispetto a 3 forze dall'altra parte che praticamente equivalgono il PD a livello di voti. Beh, allora, più o meno saremo il gruppo consigliere più numeroso rispetto alle altre tre componenti del centrodestra. Certamente io mi aspettavo di avere a livello di coalizione un risultato che andasse oltre il 30%, per dico io cercare di tenere Fedriga e la sua coalizione sotto il 60. Non ci siamo riusciti, probabilmente sono mancata incisività su alcuni temi, e di fronte, dico io, ad un Fedriga che esce da 5 anni di governo dove ha avuto tantissimi soldi, ma vi ho visto non ha inciso con progettualità e sulla sanità avendo sbagliato quasi tutto. Io penso che forse aver avuto dei temi più forti e probabilmente ci avrebbero più voti. Sicuramente non partivamo avvantaggiati, visto che noi a ottobre non avevamo né un candidato presidente né una coalizione né un programma, quindi siamo partiti anche tardi, insomma.
Ma l'esperienza Morettuzzo va archiviata o portata avanti? Perché c'è qualcuno che pensa che è stata comunque diciamo una scelta giusta. Ma dico, Morettuzzo ha fatto una buona campagna, certamente a livello di coalizione siamo sui numeri che ha fatto più o meno Bolzonello 5 anni fa, quindi è chiaro, sarà da ragionare, da valutare se c'è un percorso da continuare, ma questi erano ragionamenti che si faranno chiaramente appena si comincerà con l'attività consiliare. Devo da meglio, no? Analizzando poi, mandando le slide anche del voto regionale, no? Abbiamo parlato tanto di PD, poi però c'è una questione 5 Stelle, il cui elettorato sembra sostanzialmente evaporato, il patto per l'autonomia che ha fatto un risultato dignitoso, ma attorno al Partito Democratico c'è poco per provare a insidiare il centrodestra. La tua valutazione? Sì, se teniamo la tabella, vi ringrazio, così vedo un po' i dati. Sì, ci sono tante cose da dire qui. Il Movimento 5 Stelle, appunto, come dicevi tu, è evaporato. C'è da dire che sempre il Movimento va così o malino, diciamo, alle regionali, nei voti amministrativi. Questa volta però addirittura i 5 Stelle non hanno avuto la capacità di riempire neanche tutti i posti in lista, cioè hanno presentato le cosiddette regionarie meno candidate di quelle che erano le caselle a disposizione, quindi c'è una certa fuga, diciamo, dal Movimento, e il 2,4% avendo espresso a Trieste un ministro per ben 2 governi di fila, che ha pure partecipato in modo molto attivo alla chiusura della Ferriera, l'attivismo di Giuseppe Conte a livello nazionale, eccetera, ecco, sono tutti elementi che lasciano meravigliati e rafforzano questa idea che il Movimento va male alle amministrative, ma qui va veramente troppo male. A sinistra del Movimento ci sono 2 partiti, Alleanza Verdi e Sinistra e Open FVG, che non sono neanche riusciti a mettersi insieme, a creare una lista unica che magari avrebbe avuto una maggiore forza. Open comunque riesce per un soffio a superare anche lei lo sbarramento e dovrebbe riportare in consiglio Furio Ons, una figura insomma piuttosto rinomata, che sicuramente è stato uno dei maggiori artefici dell'opposizione in questi anni alla Giunta Fedriga. In consiglio si batteva come un leone, con argomenti solitamente anche solidi. E poi però, ecco, c'è il patto per l'autonomia. Sale un po', no? Fa il 6,3%, sfrutta questo il fatto di essere la civica del presidente, sostanzialmente. Qui a Trieste fa un buon risultato perché ha il traino di Adesso Trieste, che ricordiamolo nasce e dal nulla fa l'8% alle ultime comunali, quindi un movimento che a Trieste ha una sua forza e che in qualche modo sta cercando di esportare un metodo, no? Penso all'elezione di Bullian nell'Isontino, un sindaco di sinistra, civico ma appunto fortemente connotato a sinistra. Però ecco, ci sono tante anime di questa sinistra che sono sparpagliate: Open, Verdi Sinistra, in parte il patto per l'autonomia, che contiene cose anche molto diverse perché ha preso dentro di sé la tradizione dell'autonomismo friulano, una parte dei cittadini, quindi un cartello, diciamo, che al suo interno ha tenuto più anime. Diciamo che con questi numeri di centrodestra puoi fare tutte le alchimie politiche che vuoi, ma non è che risolverai il problema. C'è da capire se girerà il vento. In Italia ogni tanto ha girato. C'è da dire che siamo una regione tendenzialmente di centrodestra, dove il centrosinistra vince quando il centrodestra si divide, e bisognerà capire dopo Fedriga e dopo Di Piazza, per stare a Trieste, cosa sarà, quale sarà la proposta del centrodestra, cosa sarà cambiato in questi anni e se sarà girato il vento. E infatti qualcuno ieri diceva nel Salone dei Passi Perduti: adesso bisogna lavorare per le prossime comunali anticipando quelle che sono le idee, i temi e soprattutto il personaggio da far correre contro un avversario di centrodestra che non sarà Di Piazza, quindi comunque un'era nuova, no, per Trieste a livello di sfida politica per il comune. Aspettiamo fiduciosi, perché vediamo in campo personalità, per carità, di tutto rispetto, ma che sono in campo da una parte e dall'altra da molto tempo. Io che di anni ne ho 42 e queste personalità qui le vedo da quando ne ho 22 e mi piacerebbe vedere volti nuovi da una parte e dall'altra.
Serve farli crescere, serve covarli, serve trovarli, serve che la politica dimostri di nuovo di essere attrattiva e interessante per i giovani. Non è che mi pare proprio che siamo in questa fase, ecco. Basta vedere anche la disaffezione che c'è nei confronti del voto, l'affluenza che è calata. Aspettiamo con fiducia, aspettiamo con fiducia. Tra l'altro, ancora una considerazione sui 5 Stelle, perché il voto regionale è molto simile a quello che abbiamo visto per la tornata comunale a Trieste. Non si possono fare paragoni, ma se non sbaglio, con una percentuale vicina al 3%, Larichetti riuscì a entrare in consiglio comunale come unica consigliera del 5 Stelle. Forse questo dato è di mezzo punto sotto. C'è anche il tema che qui c'è la dispersione anche dei personaggi, no? Pensiamo per esempio a Usai, che era ospite prima con noi, che è stato tra l'altro corteggiatissimo anche da altre liste, perché insomma noto comunque per la sua competenza di tutta una serie di temi, e quando ogni volta perdi di queste personalità, quando voti con le preferenze, è ovvio che perdi quell'effetto propulsivo, no, che poi manca ai 5 Stelle. Ma è anche uno dei problemi dei mandati, quello del limite dei mandati, onestamente. Se uno ha le preferenze continua a essere rieletto, perché privarsene, perché cercare? Allo stesso tempo è importante, ma ripeto, io sono contro gli obblighi in generale, per cui non è che con l'obbligo, col vincolo dei mandati, però è necessario anche investire su nuove classi dirigenti nella politica, per far sì che delle facce nuove vengano fuori. Ma è particolarmente difficile, perché anche quando si parla con più o meno i miei coetanei, adesso io incomincio ad avere anche una certa età, però se guardo qualcuno più giovane di me, quando parlo di politica, magari parlano, si interessano, hanno una critica anche magari costruttiva, ma non si sognerebbero mai di candidarsi. E questo è il problema. Cioè, non è che manca l'interesse nella politica, ma non c'è l'interesse nella politica attiva. E questo è un passaggio fondamentale da capire, perché se non capiamo questo passaggio, sarà difficile per la classe politica attuale investire sulle nuove generazioni. È quello su cui bisogna lavorare anche in vista proprio delle prossime comunali. Non sarà comunque una nuova era, no? Non sarà di piazza, e per entrambi gli schieramenti ci sarà un lavoro da fare sul personaggio, ma non solo. Però è ovvio che in questo tipo di scontro la candidatura a sindaco, il volto è importante, è inutile girarci attorno, no? Ma intanto parlare di quello che sarà lo scenario politico fra 4 anni e mezzo è assolutamente, cioè possiamo avere scenari completamente diversi. Quello che è importante che si diceva è il fatto di reperire nuove leve, cioè persone valide, perché bisogna partire dal fatto che si stanno perdendo tanti valori per quanto riguarda l'impegno civico, e questo deriva dal fatto che i valori non ci sono, non vengono insegnati a scuola, ovvero vengono insegnati da poco, forse in maniera insufficiente. Ricordiamo che l'educazione civica è una materia che è stata rimessa nelle scuole, no? Grazie anche a Salvini, soltanto qualche anno fa, ma proprio questo impegno civico, questo essere parte di una società e sentirsi parte di una società in questo momento sono valori che i giovani tendono un attimino a dimenticare, a non valutare nel loro giusto peso. Impegnarsi in politica, secondo me, è una delle cose più belle, interessanti e propositive che ci possono essere, perché far politica vuol dire poi fare del bene alla propria società, cercare di costruire un qualcosa per il futuro della propria gente e del proprio territorio. E quindi bistrattata, anche perché ormai c'è la moda di bistrattare la politica, nel qualunquismo, di mettere dentro i politici come una classe che ruba, che non fa niente, che è priva di valori, cosa che non è così. Ma se non si ricomincia a rimettere le cose nel loro giusto valore, cominciando a dare alla politica quello che è il valore della politica, quindi anche il fatto che la gente non va a votare, tutta una serie di cose, e allora la vedo veramente lunga, vedo che il ricambio sarà veramente difficile. Ecco, passo da Lega a sindaco di Muggia per un attimo, visto che prosegue l'attività della giunta più Fedriga, diciamo agevole per voi anche portare avanti certi tipi di progetti, uno su tutti, il raddoppio della galleria di Muggia? Ma su questo, il raddoppio della galleria è già andato, quindi anche se ci fosse stato... I fondi ci sono. Se però... ci fosse stato Moretuzzo li avremmo avuti lo stesso i soldi. Ma quello che è importante è da dire che abbiamo impostato in questo periodo tutta una serie di progetti, di progettualità per Muggia,
di grande respiro, che non vanno sulla singola opera pubblica, ma che fanno vedere una Muggia completamente diversa nei prossimi 10 anni. E questi progetti sono stati poi condivisi dalla Giunta Fedriga, da Fedriga stesso, devo dire da Pierpaolo Roberti, quale assessore alle autonomie locali, che ci ha dato veramente una grossa mano. E il fatto di avere una giunta e una maggioranza che comunque continua a condividere i nostri progetti e la nostra progettualità è sicuramente un punto di partenza eccezionale che ci fa sperare. Per esempio adesso stavamo proprio discutendo stamattina per quanto riguarda la pista di atletica dello stadio di Muggia, cosa che non c'era, e che abbiamo avuto i fondi nella concertazione per 770.000 euro, quindi non cosa da poco, ma questi e altri progetti, quindi una visione complessiva di Muggia, di quello che sarà Muggia, ovviamente avere una giunta che ti ha ascoltato e che sa di che cosa parli, che ha condiviso già questa progettualità, è sicuramente un vantaggio enorme. Volevo due considerazioni finali da D'Amelio e da Gombacci. Parto da D'Amelio, cosa ti aspetti dalla giunta Fedriga bis, al di là dell'ovvia linea di continuità rispetto a certi assi tracciati, ma che aspettative ci sono per questo secondo mandato di Fedriga, sperando, questo non c'entra nulla con la politica, che non si debbano più affrontare le emergenze che abbiamo vissuto indipendentemente da chi governa, perché sono state veramente terrificanti. Cosa ti aspetti? Marco, poi vi lascio perché sennò... Assolutamente, ultima battuta. Ma allora, ti dico cosa mi aspetto e cosa ci vorrebbe. L'impegno prioritario è quello sulla sanità. Questi secondo me sono i 5 anni in cui si gioca il futuro della sanità regionale. Ci ha provato la Serracchiani, non ce l'ha fatta. Ha iniziato il centrodestra, il Covid ha bloccato la riforma. La situazione, che ne dica la politica, è molto grave su vari aspetti. Ed sono sicuramente gli anni in cui bisognerà dare una svolta completa al sistema. Dopodiché mi aspetto dalla Giunta Fedriga un impegno forte sulla famiglia, maggiore sostegno e un pallino del Presidente. Il Presidente ha anche detto che vuole lavorare molto sull'attrazione di talenti dall'estero, e cioè di talenti da fuori Friuli Venezia Giulia, e sì, di investimenti dall'estero. Sono due temi fondamentali, e poi bisognerà vedere cosa potremo fare sul fronte dell'economia. E inoltre, forse una sensibilità meno forte nel centrodestra, c'è tutta la questione della sostenibilità ambientale, però c'è anche da dire che forse le regioni su questo possono fare meno di quanto si può fare a livello macro, nazionale e soprattutto sovranazionale. Grazie all'amico D'Amelio del quotidiano Il Piccolo. Buona serata. Giro la stessa domanda e considerazione a Gombacci, allargandola però soprattutto a quello che è anche lo scenario internazionale, che Gombacci segue col suo European Post, perché lo stesso Presidente Fedriga ha detto: attenzione, il mondo, la geopolitica è cambiata, siamo in una situazione completamente diversa rispetto a 4-5 anni fa, e di conseguenza dobbiamo adattarci a livello di approvvigionamento di prodotti, di investimenti, di rapporti internazionali. Le visite di Fedriga non negli Stati Uniti, poi ha detto voglio fare una serie di visite mirate anche nei singoli stati oltreoceano. No, è fondamentale, e aggiungo anche la sicurezza. Io continuo a dire in tutte le sedi che uno dei possibili sviluppi del conflitto sarà portare l'instabilità nel Mediterraneo, e nel Mediterraneo ovviamente c'è l'Adriatico e c'è il porto di Trieste. Attraverso il Mediterraneo passano gasdotti fondamentali per l'approvvigionamento energetico non solo dell'Italia ma dell'Europa, passano i cavi sottomarini per la trasmissione dati internet, ci sono le rotte commerciali fondamentali ovviamente per l'import-export globale. Noi dobbiamo investire nella sicurezza, e in tutto questo quadro dobbiamo anche segnalare un altro dato fondamentale: il Mar Nero è diventato insicuro, le navi hanno paura di entrare nel Mar Nero per le ovvie ragioni, per cui qual è il porto, qual è il punto più vicino all'est Europa, in questo caso è anche all'Ucraina, ovviamente il porto di Trieste, per cui fortissimi investimenti nel porto ma con un occhio internazionale. Fedriga l'ha già fatto nella scorsa legislatura, ha cercato di portare il Friuli Venezia Giulia più al centro dell'Europa, adesso per ragioni contingenti noi siamo tornati a essere effettivamente centrali, con un porto in rapida ascesa, con dei collegamenti anche infrastrutturali che nessun altro porto ha, verso l'est Europa ma anche verso il nord Europa. E aggiungo un'altra cosa, si potrebbe pensare anche di partecipare a livello di partnership all'iniziativa Tre Mari, il Trimarium, l'iniziativa che parte dal Mar Baltico, Mar Nero, Adriatico. L'Italia non partecipa,
partecipano, però partecipano tutti gli stati che sono sull'Adriatico, nell'Adriatico del Nord, gli stati del Mar Nero e gli stati del Mar Baltico. Ecco, quello anche da un punto di vista infrastrutturale potrebbe essere un ottimo investimento per Trieste e il suo porto. Grazie a Marco Gombacci, grazie a Paolo Polidori, grazie a, tutti per averci seguito in questa seconda maratona post-voto. Vi lascio la replica della conferenza stampa del presidente rieletto Massimiliano Fedriga, poi TG alle 19.30, 21.05 c'è Ring con Ferdinando Avarino e tutti i suoi ospiti. Restate con noi, restate su Tele4. Chiedo scusa a mia mamma che doveva tornare a casa. Al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Rieletto quindi per la prima volta il bis da quando esiste l'elezione diretta in Friuli Venezia Giulia. Prego tutti i colleghi quindi di accomodarsi sui banchi per la stampa, di non accalcarsi qui davanti, per cortesia lasciate lavorare le telecamere e i fotografi. Per fare le domande vi prego, insomma, quando dichiarate nome e testata e alzate il microfono che avete davanti a voi. Presidente Fedriga, quali sono le prime emozioni alla rielezione? No, io ringrazio ovviamente tutti i microfoni, aspettate che do una mano a tutti. Sì, però non posso essere io, mi metto così. Sentite? Ottimo. Grazie. Allora, aspettate che mi sta cadendo il microfono. Mediaset fa la difficoltà, ecco. No, io ringrazio ovviamente della fiducia, non me l'aspettavo di queste dimensioni. E quindi mi sento anche, diciamo, il peso di dover rispondere all'enorme fiducia che mi hanno dato i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Come ho detto più volte anche in campagna elettorale, vorrei che il nuovo mandato si caratterizzasse esattamente come il precedente, di un lavoro fatto della quotidianità, senza le facili promesse, che possa programmare il futuro della regione del lungo periodo, non soltanto nel breve periodo. Abbiamo cercato di dimostrare che la politica, anche del consenso, la si può fare senza le solite facili promesse preelettorali. Questo mi inorgoglisce anche in relazione al risultato ottenuto, perché evidentemente la consapevolezza da parte dei cittadini che la ricerca del consenso a prescindere, senza una visione, una programmazione, non è l'unica che può portare consensi, ma si può farlo anche in modo serio politica, si può farlo amministrare con prospettiva, e questo mi piacerebbe potesse essere anche il nuovo mandato, cercando di almeno continuare e lasciare una regione fra 5 anni che possa aver fatto in modo coerente dei passi in avanti, perché noi dobbiamo iniziare a guardare alla prospettiva dai 10-20 anni e non semplicemente guardare cosa arriva la prossima scadenza elettorale, che oppure che sia quello che ha fatto perdere anche chance al nostro paese, ai cittadini del nostro paese. Prego. Passo alle domande quindi. Mattia Bertoldi, Messaggero Veneto. Buonasera Presidente, sono qua. Buonasera Mattia. Posso di sto complimenti per la rielezione. Ecco, all'interno del risultato storico, per la prima volta il Presidente della Regione viene rieletto da una elezione diretta, va notato il risultato della sua civica. Da 2 mesi, la lista del Presidente, se preferisce non civica. Presidente di 2 mesi, con 2 mesi di vita, sta prendendo lo stesso voto gli stessi voti dei Fratelli d'Italia. Una scuola del genere se l'aspettava? No, devo dire che mi ero dato più che come obiettivo, come speranza, perché della lista di arrivare a doppia cifra, cioè di arrivare intorno al 10%. Devo dire che questi numeri sono superiori a qualsiasi aspettativa. E lei è stato straordinario, ovviamente ringrazio per la fiducia che anche la lista Federica Presidente ha ricevuto. Ed è secondo me ha avuto un ruolo per cui è nata, cioè riuscire a recuperare del consenso anche da chi magari ha apprezzato la nostra azione amministrativa ma non si riconosce nei partiti tradizionali, e questo secondo me ha rafforzato tutta la coalizione, come ho sempre detto non era competitiva rispetto ad altre forze politiche ma complementare, e i numeri che sto guardando adesso sugli schermi sicuramente non mi possono che dare un'enorme soddisfazione. Però devo dire che tutte le forze politiche di centrodestra hanno avuto un ottimo risultato.
Li guardo in ordine. Forza Italia ha tenuto i consensi. Fratelli d'Italia ha avuto un ottimo risultato rispetto al 2018 e la Lega ha avuto un risultato sopra le aspettative. Quindi devo dire che si è rafforzata tutta la compagine di centrodestra, mi sembra in modo consistente. In alto? Mi sentite? Senti. Presidente, seconda domanda, quanto secondo lei è un voto locale, quanto secondo lei è un voto nazionale? Perché, insomma, quanto è un voto locale e quanto un voto nazionale questo che abbiamo vissuto in Friuli Venezia Giulia? Poi un risultato così positivo della sua lista le fa anche pensare qualcosa, diciamo, per dopo i prossimi 5 anni, perché insomma immagino, non mi dica che adesso pensa solo a questo, sì. La sua carriera politica proseguirà. No, vi chiedo, siamo il giorno del voto, le assicuro, sì, che non sto pensando a cosa accadrà fra 5 anni, sto pensando a come impostare i prossimi 5 anni. Allora, e lo penserò soprattutto nei prossimi giorni. Oggi ovviamente una giornata di soddisfazione, di festa per la mia coalizione, e nei prossimi giorni inizieremo a costruire i prossimi 5 anni. Non mi ricordo l'altra domanda? Locale nazionale. Io penso che qua ci sia una forte connotazione del voto in Friuli Venezia Giulia, non c'è dubbio che le forze politiche nazionali abbiano portato il loro indispensabile e importantissimo contributo, però sicuramente raggiungere adesso, quando siamo al 63-89, vedo, sto guardando in tempo reale, sicuramente un voto anche caratterizzato da una squadra che ha governato questa regione. La squadra la intendo composta da tutte le forze politiche che mi hanno appoggiato nei 5 anni, da tutta dalla giunta che mi ha appoggiato e mi ha aiutato nei 5 anni pregressi e dal consiglio, quindi penso che ci sia un forte mandato che proviene dal territorio, perché stiamo parlando di elezioni regionali. Poi mi auguro ovviamente che le elezioni di Friuli-Venezia Giulia aiutino anche il governo nazionale ad avere una maggiore forza, perché il consenso politico evidentemente alla nostra coalizione è arrivato in modo molto consistente. Battic, Gazzettino. Grazie. La squadra di governo del Friuli Venezia Giulia, se Fedriga pensa adesso di confermare la squadra di governo nei prossimi giorni, vi dico la verità, mi prendo qualche giorno di pausa, ve lo comunico così che finiti qualche giorno di pausa farò l'incontro con le forze politiche, esattamente come è successo la scorsa volta. Costruirò, avendo ascoltato tutti ovviamente, la nuova squadra di governo della regione. Sì, basso Rai News 24. Allora, in termini di numeri, dato che insomma ci siamo quasi, la prima scherzosamente Zaia l'ha chiamata per la questione dei record sull'esito delle sì. votazioni, e la seconda, allora andiamo sul concreto, dato che la previsione politica non ce la fa, i primi 100 giorni del nuovo governo. Allora, per quanto riguarda Luca, l'ho sentito, mi ha chiamato e l'ho sentito, ovviamente mi ha fatto i complimenti e lo ringrazio ovviamente, ma lui è imbattibile, dico sempre, le sue percentuali sono irraggiungibili per chiunque. Per i 100 giorni di governo continueremo come abbiamo fatto prima, non l'ho fatto nel primo mandato i 100 giorni di governo, non lo faccio adesso, per quello prima dicevo che la mia intenzione è di portare avanti uno schema anche di proposta amministrativa, di continuare a farlo. Alternativo alle solite campagne elettorali che sono fatte, che il giorno dopo già cosa farai nei primi 100 giorni. I primi 100 giorni continuo a lavorare con quell'impegno che ci ho messo negli ultimi 5 anni, senza fare promesse cosa fai fra una settimana o fra due, perché penso che così non si possa amministrare. Noi dobbiamo tornare a una politica che sia in grado di programmare e non di fare annunci. Marco Stabile, sì. Proprio nel senso della programmazione, siccome è il primo presidente del Friuli Venezia Giulia che potrà fare un secondo mandato, quali sono i progetti che dal primo al secondo mandato potrà portare a compimento grazie a questa opportunità di fare 10 anni da presidente? Beh, ce ne sono diversi, da quelli degli investimenti, penso nella città da dove viviamo, per esempio Porto Vecchio è una cosa a cui tengo molto, ma penso anche a tutte le azioni che abbiamo fatto per l'attrazione di investimenti. Nel 2022 abbiamo triplicato gli investimenti internazionali che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia, e vorrei portare sempre di più la nostra regione, che ha quella vocazione,
ad essere un punto di riferimento internazionale dal punto di vista logistico, della ricerca applicata. Devo dire che con le azioni che abbiamo fatto e con l'impegno che ci abbiamo messo i primi risultati sono venuti e ne sono orgoglioso. Secondo passaggio, mi piacerebbe anche potenziare la norma sull'attrazione di talenti, sul ritorno di talenti che abbiamo fatto con l'assessore Rosolin, che devo dire ha funzionato ma può crescere ancora, e come per esempio le misure sulla famiglia, che nel 2022, dopo ribadisco, ho sempre detto bisogna prendere con grande cautela questo dato, però un piccolo germoglio è nato. Per la prima volta abbiamo avuto i nati che sono, seppur di poco, due, sono cresciuti rispetto all'anno precedente. Di solito c'era il crollo costante anno dopo anno. Quindi è stata una prima inversione di tendenza, bisogna vedere appunto se sia qualcosa di stabile o se sia semplicemente un evento casuale, però le misure sulla famiglia, abbiamo triplicato del 300% le risorse sulla famiglia, mi auguro possono essere servite anche per raggiungere questo risultato. Sì, Presidente, Giraldi, Trieste, l'affluenza si è attestata al 45%, allora, affluenza al 45%, la domanda di Giraldi di Trieste prima, affluenza al 45%. Sì, su questo devo dire che la scorsa volta è andata a votare il 49%, sicuramente c'è stato un calo, seppur lieve, il calo c'è stato, però come diceva lei giustamente ha tenuto più rispetto ad altri territori. Questo non ci tranquillizza, è un problema del paese, la scarsa affluenza, non c'è dubbio, però forse, non vorrei fosse una mia illusione, però anche in questo caso, e di questo devo ringraziare anche chi ha corso in questa campagna elettorale, gli altri candidati presidente, che forse portando avanti una campagna elettorale civile basata sul confronto, è chiaro che bisogna costruire negli anni questo percorso, però si è visto che qua ha tenuto di più il risultato, forse anche dovuto a quella, cioè che i candidati si sono confrontati su delle proposte diverse, non c'è dubbio, ma senza, non ho visto, diciamo, quell'aggressione tramutata troppe volte in attacchi personali, ma magari anche posizioni diametralmente opposte ma basate sui contenuti, e questo forse ha permesso di contenere di più il calo rispetto ad altre situazioni. Prossima domanda di Bartolomeo della Rai. Sì, sì. Buonasera Presidente, ovviamente auguri per questi 5 anni. Grazie. Due cose in una. Due domande. Prima di tutto, se chiederà come nella scorsa legislatura agli assessori di mettersi da consigliere. Se chiederà agli assessori. Farò una valutazione quando, con le forze regionali. Politiche, oggi siamo, non so neanche i risultati definitivi che ci sono, quindi su questo mi riservo nei prossimi giorni di decidere. Questione terzo mandato. Questione invece per lei terzo mandato. Ci vorrà ancora un po', però se ne sta parlando a livello nazionale. Credo se ne parla a livello possa decidere nazionale. Anche autonomamente. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe decidere autonomamente su questo, sul terzo mandato. Cosa ne pensa a livello nazionale come presidente della conferenza delle regioni? Diciamo, per il Friuli Venezia Giulia. Sì, posso dirle che come presidente della conferenza delle regioni di fatto c'è il consenso unanime o quasi unanime di tutte le regioni per il terzo mandato. Bene. Prossima domanda, Francesco Moscatelli, La Stampa. Moscatelli della Stampa. Buonasera. Devono attivare il micro, ecco. Si sente? Sì, sì. Sì, buonasera. Prima diceva, al di là del, appunto, dell'ottimo risultato della sua lista. Questione di lista Fedriga, buon risultato. La Lega. Per la prima volta sopra le aspettative la Lega. Il nome del candidato presidente nel simbolo del partito. Per la prima volta c'è il nome del presidente nel simbolo del partito della Lega. Un'esperienza. Ma immagino di sì, ovviamente non lo decido io quello. Hanno deciso di scrivere il mio nome sul perché sono il candidato presidente in questa circostanza. Penso che ci sono state altre esperienze, penso per esempio a Genova, dove col candidato sindaco Bucci si era messo il nome Bucci sul nome. Sicuramente quando c'è la tornata con il candidato precedente può essere un'alternativa buona anche dal punto di vista del consenso. Telecapodista. Domanda di l'inviata di Telecapodista. Grazie. Solo un attimo che attivi il microfono, altrimenti la sentiamo male. Domanda del ecco. Collega di Telecapodistria. Prima la minoranza slovena, 5 anni fa, sulla minoranza slovena ha promesso un cambiamento della legge elettorale per avere un rappresentante, diciamo così, più assicurato in Parlamento. E la collaborazione con la vicina Slovenia cosa cambierà nei prossimi 5 anni? Come aumentare la collaborazione con la Slovenia e se farlo?
Per quanto riguarda la prima domanda, come sapete io ho avanzato nello scorso mandato delle proposte, ma con grande rispetto del Consiglio intendo andare avanti in questa direzione, perché la materia elettorale è di pertinenza del Consiglio, non dell'esecutivo. Se però le posso dire un mio auspicio, è che si possa svincolare la rappresentanza della minoranza slovena dall'appartenenza per forza a uno o l'altra coalizione, perché deve essere una rappresentanza della minoranza, non essere una rappresentanza prima di una forza politica, poi di una minoranza, ma deve essere prima di tutto la rappresentanza di una minoranza. Per quanto riguarda i rapporti con la Slovenia, penso che in questi anni sicuramente è stata la difficoltà del Covid, ma i rapporti sono rafforzati moltissimo. Cito fra le tante cose, ovviamente la più eclatante, che è Gorizia-Nova Gorizia 2025, una vittoria straordinaria dal punto di vista europeo e internazionale, per la prima volta una capitale europea della cultura fra due confini ma penso anche ai rapporti che abbiamo avuto costanti con la Presidenza della Repubblica di Slovenia, col Presidente Pacor, e l'evento straordinario avvenuto proprio a Trieste insieme al Presidente Mattarella. Penso ai tavoli tecnici e bilaterali politici che abbiamo con la Repubblica di Slovenia dal punto di vista logistico, dei trasporti e della condivisione. Tutto quello che si può rafforzare mi vede favorevole, perché la forza del Friuli Venezia Giulia sta proprio nella sua collocazione geografica e nei suoi rapporti culturali, economici che esistono con i paesi limitrofi. Grazie a lei. Leo Bost. Un attimo il microfono, ecco, prego. Eccolo qua, sì, complimenti. Grazie. Presidente, buona serata, buona legislatura. Complimenti. Due cose Presidente. Molto rapide, molto veloci. Domande. Vedo dai dati che vengono esposti in questo caso, oggi che è la patria del Friuli, che lei ha ricordato anche stamattina la ricorrenza 3 aprile, non oggi sente che per caso patria ci sia del Friuli? Un interesse da parte dell'elettore verso l'autonomia della nostra sensibilità regione, sulla maggiore autonomia del Friuli Venezia Giulia, guardando i risultati della Lega e della lista certo del Presidente che schiaccia lista di un partito nazionale. E i partiti più nazionali. Poi sul terzo mandato, non soltanto al Presidente, ma soprattutto ai consiglieri regionali, che sono vittime di questo vincolo al terzo mandato, soltanto i consiglieri noi regione, regionali sono vittime del vincolo d'Italia. Relativo al terzo mandato. Incomincio dalla seconda domanda. Noi avevamo proposto anche in quest'Aula un accordo, perché mi piacerebbe, e ho sempre chiesto, di fare modifiche della legge elettorale con un ampio consenso che coinvolga anche le opposizioni. Una delle proposte, proprio nelle ultime discussioni, era anche quella di superare il vincolo, cioè il limite del terzo mandato per i consiglieri, perché è una cosa strana che esiste solo in Friuli Venezia Giulia, e se un consigliere ottiene il mandato popolare con il consenso popolare non capisco perché debba fare tre. Tutti i mandati che non sono monocratici in nessun altro posto esistono, dai consiglieri comunali ai parlamentari, e non capisco perché per il consiglio regionale ci sia questo limite. Per quanto riguarda Schiacciaro, io devo dire che Fratelli d'Italia è una di quelle forze politiche che ha fatto parte della scorsa maggioranza in modo assolutamente coordinato con me e con tutte le altre forze che la compongono e che hanno composto questa maggioranza. Abbiamo per esempio ottenuto dei passaggi fondamentali per valorizzare l'autonomia, primo da tutti la rinegoziazione dei patti finanziari, che ha permesso di risparmiare più di 2 miliardi di euro in 5 anni col nuovo patto, le nuove competenze per quanto riguarda i contratti pubblici e per quanto riguarda la fiscalità degli enti locali e i tributi degli enti locali. È stato un alleato prezioso a Fratelli d'Italia, non è un alleato contro l'autonomia, anzi è stato un alleato a favore dell'autonomia, esattamente come è stata la Lega, esattamente come è la lista Federica Presidente, esattamente come è stata Forza Italia e Autonomia Responsabile. L'ultima domanda di questa conferenza stampa, Andrea Pierini, Telefriuli. Ultima domanda. Andrea Pierini, Telefriuli. Buongiorno Presidente, in realtà ho una duplice domanda. Udine potrebbe andare al ballottaggio almeno secondo Udine potrebbe andare al ballottaggio per il sindaco secondo i primi dati? Sono ancora un po' presto e volevo chiederti se sarai a Udine probabilmente l'ultima settimana del voto, un po' più presente. E appoggerà e nell'ultima settimana prima del voto il candidato del centrodestra? Assessori verranno decisi in base ai voti? O c'è già a monte non c'è nulla, però non saranno pesati rispetto ai voti a prescindere, saranno pesati rispetto alle specifiche competenze, perché è fondamentale, abbiamo visto in questi 5 anni che le competenze e la capacità di azione sono fondamentali, che tutelano non soltanto l'azione di governo ma tutelano tutta la maggioranza.
Quindi tutte le forze politiche sono molto consapevoli, ma ne abbiamo parlato anche durante questi 5 anni, che una giunta forte è a vantaggio di tutte le forze politiche di maggioranza e soprattutto a favore della comunità che si rappresenta. Per quanto riguarda Udine, aspettiamo ovviamente i dati, ma esattamente come ho fatto la scorsa volta che a Udine si è andato al ballottaggio, il sindaco Pietro Fontanini, che gode della mia totale stima, avrà tutto il mio appoggio nell'ipotesi in cui si vada al ballottaggio. Quindi figuriamoci se non ci sarò, come sono stato in questa campagna elettorale tante volte a Udine, per le regionali ci sarò sicuramente nell'ipotesi di ballottaggio. Quindi la giunta sarà... Adesso vediamo, insomma, io mi prendo qualche giorno, poi vediamo i tempi. Allora abbiamo ancora una domanda, in realtà è il Primoski Neunik, prego. Ancora una domanda del Primoski Neunik. Ok, grazie. Solo che manca il micro, ecco, grazie. Buongiorno, buongiorno. Volevo chiedere se appoggeranno il prossimo mandato l'introduzione della doppia preferenza. Appoggerà nel prossimo mandato l'introduzione della doppia preferenza di genere. Abbiamo in quel pacchetto di proposte che era venuta da parte della maggioranza durante la scorsa legislatura, c'era anche la doppia preferenza di genere. C'era togliere il limite appunto dei tre mandati. C'erano diverse proposte interessanti che io sono più che disponibile a ragionare, però in modo, spero, in modo complessivo, perché altrimenti non si può portare lo scalpo della legge che determina l'andamento democratico di un consiglio per cercare di fare la propaganda da una parte o dall'altra, come purtroppo abbiamo visto in questa consigliatura. O si fa una revisione complessiva, correggendo anche gli errori, e c'è disponibilità da parte di tutti, oppure è difficile pensare che qualcuno chieda una cosa, qualcuno un altro pezzo, qualcuno il terzo, perché non si raggiunge mai un accordo. Più che disponibile, penso anche la futura maggioranza farà un ragionamento insieme all'opposizione, tra cui ovviamente anche la doppia preferenza di genere. Bene, grazie al Presidente Federica, adesso grazie a tutti quelli che intervenuti.